E siamo in live. E siamo in live, ragazzi. Benvenuti a tutti quelli che ci stanno seguendo. Sono in compagnia del Santissimo Padre, il padre di Salve, tutti noi, padre Pio. salve. Salve gente. Il nostro mod, che ormai mod è pure riduttivo. Ormai mod è proprio riduttivo. Il nostro qualsiasi fa. È sempre stato come sempre. Cioè, tra l'altro, potrebbe anche fare il player, visto che ha fatto 27-3 anche lui. Stiamo parlando di Iron Dean. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Lican, gentilissimo come sempre. Ma com'è stato fare il 27, Iron? Mannaggia a te che non ti sei registrato. È stato inaspettato, non credevo di fare questi risultati subito, quindi Top. ho pensato di non farlo, però vabbè, è andata così, dai, è comunque una soddisfazione personale. Salve Renzo Parave, che se non sbaglio anche Renzo dovrebbe essere in corsa ancora, o no? Sì, è 4-2 se non Dai, sbaglio. grande Renzo, in bocca al lupo anche per te. E Ciao adesso di Onofre! backup può beccare Pignone. Sì! Attenzione. Peccato per la prima subito opinione contro Denuzzo. Potremmo farci un filone narrativo incredibile su quella partita, ragazzi. La prima Pignone l'aveva vinta 2-1. Ce la stavamo, diciamo, giocando con uno dei ragazzi giocatori più forti in Italia. Poi la seconda, diciamo che il gioco di Pignone troppo aggressivo ha un pochettino aiutato il gameplay, appunto, di Fabio, che è fatto di tanti 1-2, di, diciamo, gioco veloce, ha una capacità di pensiero veramente esagerata. Fabio ha portato a casa la seconda partita. Comunque, fa in ogni caso, è comunque un'esperienza, no, Damiano? Tu che sei il Certo, mister ha di avuto Pignone. difficoltà. Sì, con la seconda partita ha avuto difficoltà di connessione, praticamente non si muovevano praticamente i suoi giocatori, quindi ha avuto anche in quello difficoltà. Cioè, Sì. nulla a togliere alla prestazione di Fabio, assolutamente. Assolutamente, no, 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 per carità. Ecco, quindi Sicuramente la se giusta per diciamo che evitare. comunque no, 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 infatti noi non cerchiamo comunque scuse, è No, no, no. stata assolutamente, diciamo, dobbiamo ripartire dalla prima partita dove appunto era finita 2-1 per lui, per il buon Pigno, e Sì. fare tesoro di questa esperienza. Giustamente la sua seconda, diciamo, esperienza in un torneo così importante. Ciao Angry, ciao Luca Juventus, buongiorno a tutti ragazzi. Siamo qua proprio prontissimi, vediamo il bracket se già si può vedere. Vediamo un po'. Vediamo No, un non è uscito po'. niente. Ragazzi, Buongiorno. buongiorno. Ciao Ciao. Pigno, ben svegliato Pigno, ben svegliato. Grazie, grazie. Ben svegliato Si sente ancora la Pigno. voce del cuscino. Mamma, la voce del cuscino è top, la voce del cuscino. Salve, salve, Pignone, buongiorno. Buongiorno a tutti, ragazzi. Io, al Top. contrario di Padre Pio, vado a lavorare, quindi ho bisogno di dormire. È giusto, no, per carità, è normale. Però se c'è la No, no, è qualifica, giusto per dissare Padre Pio, non per giusto, dire. però Non dobbiamo usare questo non per difendere Padre Pio, ma se ti mancano 7 minuti alla tua prima partita, se non ti chiamava Mister Ligan, qua ci dissing. scappava. No, non mi ero Ci alzato scappava. 2 minuti prima, avevo messo la sveglia alle 12:35. Alle Buonanotte. 13, esatto. Comunque, qua ci poteva stare un bel bye, o no, Padre P? Chi di bye Magari. ferisce? No, come magari? Ma è un tuo compagno di squadra! Sì. Mamma mia, che cattiveria, Padre P, Lo voglio anch'io il a baio. Lo voglio anch'io il baio. volte. E ti cazzo, sì? Il baio va a chi se lo merita. Bravo, Sì. bravo Gianluca, bella, bella risposta. Damia, tu che ne pensi Pignone di essere merita. di fare 4-2 con un bye? È come quando trovi il gettone draft. Esatto, è inaspettato. È una leggenda, è una leggenda. Gli do notizia che sarà anche 5-2 col bye per Pignone. Gli do Ciao notizia anche Alessio. questa. Ciao Alessio, Ciao. benvenuto Ale. Cosa ne Ciao a pensi? Tu l'hai tutti. vista la partita ieri di Gianluca contro Denuzzo? Vuoi dare qualche tuo giudizio tattico? Non l'ho visto, ho visto tanto alcuni minuti finali della seconda partita, ma credo meglio che non l'ho visti quelli, quindi non lo so.
Ho visto poco e niente perché anch'io stavo giocando la partita, quindi non posso dare giudizi sulla partita che ha fatto Gianluca, purtroppo. Non so come sia andata, a parte il risultato, non so come sia andata. Che ne pensi invece della squadra di Pignone? A me quel Canteif, secondo me, è un po' sprecatello. No, ho già parlato con un amico e devo cambiare la squadra. Top, attenzione. Non ci hai parlato con il team Iron. Col team Iron. No, con un amico ho parlato. E mi ha fatto vedere una squadra molto molto interessante, già ho deciso di cambiare. Perché in questa squadra qua vanno via Kanté, Hazard e Cancelo. Perché Cancelo mi fa veramente cagare. Ieri al telefono parlavamo proprio di Cancelo, Gianluca. Detto proprio chiaro e tondo. Hazard con i top ha una difficoltà pazzesca. E Kanté è buono, però quando trova Gullit o Vieira a centrocampo viene stuprato. Giusto. Quindi non posso tenere. Quindi Kanté vanno sempre cambiati. E allora cosa vuoi fare? Cioè, Kanté. Cioè, o hai Vieira o. Cioè, io No, devo cambiare. Oh, Nainggolan ha trombato in Vieira di Ajax Nerv tutto ieri. Ma raccontaci la partita, Filippo. Com'è stato incontrare uno dei giocatori con la squadra più Questo è forte un po'. su Beh, è PS4? stato difficile, ma devo dire che ci ha mosso il portiere bene. Gli ho fatto tre parate clamorose, gli ho fatto. Ah, Diciamo, quindi diciamo che è il tuo ruolo. gli ho fatto una parata su un tiro al volo da dentro l'area clamoroso, da 1 metro. Io ho battezzato perché, cioè, secondo me, da come calciava, tirava in quell'angolo per fare una botta sicura. L'ho spostato prima, una tolta da un incrocio da 1 centimetro. Grande. Ma tu ti hai in porta sempre Courtois? No, quel cesso di De Gea, ma Ah, ok, almeno. Alcuni no, dimmi. e poi sto imparando a fare il tiro sul primo palo col time da giro, quando Ah. anziché fare il solito tiro a giro sul secondo che ti spostano il portiere. Quindi Io cambio diciamo che angolo e la la tiri tiro. d'esterno allora, la tiri No, d'esterno. la tira d'interno, però se sposta il portiere non, cioè, non fa un tiro bello, fa un tiro di merda. Però col timer devi dare quella potenza che prendi il portiere in controtempo. Infatti, io ho segnato così 2 gol ad Ajax Nerv ieri perché ha spostato il portiere sul secondo palo. Io ne ho tirata sul primo. Qua praticamente era un tiro tra il centrale e un lato del primo palo, però il portiere non ci arriva se lo sposti. Salutiamo anche il nostro Exon Strange, che anche lui, ragazzi, l'ho scritto anche su Instagram, si sta giocando la qualifica, sta 4-2, quindi abbiamo tre player in corsa, insieme al grande Nello, che ragazzi, se non sbaglio, sta 4-1, Olli, se non sbaglio. 4-2, 4-2, 4-2. 4-2, 4-2. Quindi anche Olli, ragazzi, ci dirà come andranno le sue partite. Intanto vediamo, mancano 2 minuti. Per il Sì, bracket. dicevo praticamente Cancelo va via e naturalmente ritorna il buon Meunier, che è nettamente superiore. Il buon? Meunier, Ah, nettamente Maneve. superiore a Ok, Cancelo. ok. Va via Kanté, arriva. A dire la verità, qui sono appena indeciso. Sono puntato verso Petit 88 più Sì? che Blanco 85, però uno dei due arriverà sicuro. Ho Tra capito. Blanco 85 e Petit 88, più Petit 88, Sì? e davanti devo prendere Griezmann 91 al posto di Hazard, cambiando Fai ruolo bene. naturalmente. C'ho tutto in bici. Fai bene, Pignone, fai bene. Attenzione, gritti. Ma Mauro, Damian, me Damian, lo me lo puoi puoi ritrovare trovare il il bracket, bracket, quello quello di di PS4? PS4? O O Filippo, Filippo, lo lo mettete mettete un un attimo. attimo. Ciao Ciao Gerardo Gerardo Mancosu, Mancosu, come come l'attaccante, l'attaccante, mi mi ricordo ricordo Mancosu. Mancosu. Me lo potete dare il link di quello di PS4? Più che altro per vedere anche Fili contro chi giocherà. L'ha messo Filippo nel gruppo. Sì, c'è. Nel gruppo non ci posso arrivare. Scrivetelo un Scrivetelo un attimo attimo in in chat chat su su YouTube, YouTube, raga. raga. Magari lo passate. Ah, eccolo Ruggio! Ciao Elia, in bocca al lupo, grazie.
Vivo il lupo, noi siamo alternativi, io dico vivo il lupo. Sei Elia, se vuoi venire, Discord per te sempre, sei sempre il benvenuto. Allora, vediamo. Tanto Pignone mezz'oretta sta con noi a fare telecronaca. No, no, di più, tre quarti d'ora. Oh, sei cattivissimo, sei cattivissimo. Ma allora tutta di gritti, fammi capire. Secondo te, ti faccio una domanda cattiva. Chi ha più possibilità dei nostri di andare avanti? Vabbè, visto... Tolto me. Allora, secondo me... Tolto Gianluca, quindi. Allora, vediamo, sono usciti, ragazzi. Sono usciti, ragazzi. Ma no, vediamo. Vai, dimmi, di Filippo, contro i giochi. Allora, Hollywood è contro Elfful Tartle, 12. Questo è forte. Bravo. Cazzo. Io contro Renzo, e CV Renzo. Ah, ma scusa, Renzo me lo ricordo. È forte. Chi ha preso Nello? Full Tartle Dragon. Ah, perfetto, quello che ho perso io ieri sul 3-2, quindi vai. Padre contro Daniel Aguilar e... è uno spagnolo, c'è una squadra della Madonna. Exxon Strange chi ha beccato? Oh, ma che c'è? Tex contro Denuzzo, ragazzi, di nuovo. Sì, stanno 6-0. Madonna, pazzesco, ragazzi, pazzesco. Filippo contro chi? Scusa, Filippo, non ho sentito. Ah, quindi invece, scusate, Strange contro Bradley Hodgson. No, non è fortissimo. No, niente di eccezionale. Ah, purtroppo dice lì col 4G, attenzione. Nello ha detto forse il peggiore che poteva capitare, perché comunque Dragon fa un bel pressing, sa fare bene i tornado. Ma però... gli è capitato, no? Sì, è quello che... Niente di che, proprio, dai, abbiamo visto ieri. Ieri con me non ha fatto nulla, però può andare fastidio. Ha pure una squadra niente di che. Ok, io così sono già sia su Filippo che su Pignone. Facciamo decidere alla chat, ragazzi, chi volete vedere prima come partita? Con chi iniziamo, Pigno o Padre Pio? Intanto, ragazzi, soprattutto lasciate un bel like. Io farei un po' tutti e due. Sì, vabbè, cerchiamo di switchare l'uno e l'altro, quello sicuramente. Mi raccomando, ragazzi, un bel like di supporto alla live, soprattutto per il nostro team, il nostro canale. Mi raccomando. Pigno ha beccato contro uno dei miei avversari preferiti, che ho sempre battuto da un paio d'anni. Sì, Gerardo addirittura sì. Dice Pigno. Gerardo vuole Pigno, dice. Io Renzo l'ho trovato una sola volta quest'anno in Rivals e ci ho perso 2-0. Una partita immeritatissima, che non meritavo di perdere. Che poi, se non sbaglio, c'ha pure un bel team. È tutto condizionato. No, dico parte lui condizionato, perché conosce comunque più o meno l'Exxon, quindi sa me contro di me, ha un conto aperto. Ha messo anche vari post su Twitter. Ah, vedi, proprio... partite, non so bene il motivo. È un nostro haters, allora, ragazzi, ci state dicendo? Sì, diciamo di sì. È più haters di me nei confronti di Pignone, non ci credo. No, incredibile, no. Incredibile. Non esagerare. Beh, ragazzi... Vi lascio. Vai Pigno, mutati e spacca. Ciao ragazzi. In bocca al lupo anche a te, Fili. In bocca al lupo, Fili. Fateci vedere il parroco in azione. Ciao Filippo. Siamo qua. Cercherò di switchare tra i due, ragazzi. Proverò a switchare. Intanto ancora... Sì, vediamo. Per me la partita con CV Renzo è abbastanza tattica. È tosta. Le mie partite con lui, insomma, uscire. Sì, perché comunque è una squadra molto forte, Renzo è uno dei migliori. Però è battibile, dai. Pigno ce la può fare. Sì, sì. Vediamo. Il grande Pigno. Pigno già l'ha invitato, Pigno. Vediamo chi inizia prima. Filippo Olli gioca esattamente contro Dragon, giusto Ale? Sì, già contro Dragon... che ha eliminato me ieri l'ultima partita, quindi speriamo che mi possa vendicare Olli, visto già l'ha fatto con Big Mac, magari lo fa anche con Drago.
Sì. Sono molto contento. Allora dai, Madonna. Cioè, questo ci ha piccato Messi. Ha piccato Messi, ragazzi. Ci ha messi a una squadra paurosa. Vedi, Gritti, te la devi fare così. Ma chi? C'ha una squadra paurosa, ha Neymar 94 e Eusebio 89, Messi, poi addirittura Lothar Matthaus, quindi ho paura che usi il rombo, quel Matthaus mi fa pensare al rombo. Ma chi è questo, l'avversario di Pignone? Sì. Quello di Filippo? No, non usa il rombo, non usa il rombo. Usa il 4-2-3-1? Con Matthaus 4-2-3-1, sì, Matthaus virà davanti alla difesa. Ma è una scelta di singolare. Matthaus è bassissimo, ragazzi. Ci vediamo usa anche Cisco. Che devo scaricare tutta la roba. Ok, sì, dai, Grittone. Siamo io e Ale e Damiano. Penso di sì, Ale, perché anche Cisco lo usa CDC. Matthaus Prime. Ma guarda, che secondo me ha delle statistiche fortissime. Ha delle statistiche molto valide. Sì, è molto bravo, però a me non piace la tua altezza. Infatti è una cosa che mi sta dando fastidio anche di Kanté, è lo stesso motivo, perché è troppo piccolo e non intercetta tanti palloni. Quindi, nonostante corre molto, mi dà fastidio. Quando sei piazzato davanti alla difesa non intercetta i palloni. Aspetta, abbiamo visto di qua, sennò mi sta in ritardo. Abbiamo visto subito Pignone al primo tiro, ragazzi. Questo c'ha Maldini, addirittura Filippo dice tutti scappati di casa, ma non è possibile. Ale, ma guarda che squadra. Cioè, è una squadra assurda, dai. Ma poi Messi 96, Messi 96 piccato, è come piovere sul bagnato, no Ale? Sì, giustamente, chi ha già lo squadrone è premiato anche nei pick. Che in teoria sarebbe anche giusto visti i risultati che fanno questi giocatori, però... Giusto, questo, anzi, bravo Alessio, che in effetti, cioè quando becchi l'argento 1 che becca Messi 96, ti rode un po'. Esatto. Sì, anche il mio amico Eusebio Prime, Oro 3. Dai, attenzione ragazzi, azione subito di Pignone, tergiversa sulla destra, la mette al centro, e Ronaldo, 1-0 per Pigno, ragazzi, dai! Dai Pignone, 1-0, bravissimo. L'ho visto adesso, grande Pignone. Bravissimo Pignone, forza, 1-0. Bravo. Vediamo che sta a fare... Mi chiama padre? Ah, ancora sicuramente ha refresciato, padre. Vediamo. Dovrà ancora partire, penso. Vediamo. No, dovrà proprio... Sì, bravo, è iniziato adesso quella di padre, quindi sono... Allora Ale, dimmi che se tu stai guardando Pigno, dimmi quando c'è qualcosa di clamoroso, così switch. Sì, sto guardando Pigno su Mixer. Ok, così io sono con padre all'inizio della partita. Perfetto. Meno male, qua bella chiusura di Varane. Che tra l'altro, quindi, questo che poi non è uno sconosciuto, io l'ho sentito, mi ricordo che appunto forse c'ha pure Eusebio, se non sbaglio, quindi a Ramos, Vieira, guarda quello, il fenomeno. Una bella squadra anche l'avversario. Attenzione, sì. meno male, qua bravo Courtois a uscire. Sì, c'ha Vieira... Poi vediamo, Ballack sicuramente il Prime, Ronaldo, Eusebio, Neymar, forse addirittura gioca con Mahrez questo, l'avversario di padre. Guarda, dai Bruno è molto apprezzato, cioè anche a me mi era dispiaciuto, però a livelli competitivi certo. Alti non lo userei Mahrez. Però. Come sub, come COC centrale sì. Ciao Mirko, sì. Ciao Mirko, bella pure per te, Filippo, Eusebio Prime, sì, ah, bella squadra l'avversario di padre. Quindi invece padre, vedi Ronaldinho con la fascetta, Ronaldo il fenomeno, e Neymar, guarda Raggia, che comunque... 2-0 Pigno, 2-0 Pigno, mamma mia, incredibile, veramente? Andiamo subito. 2-0 al 26esimo. Mamma mia ragazzi, 2-0! Cristiano, vai Pigno, vai! Vedere. Penso. Vediamo, grande, ragazzi, contro una squadra notevolmente superiore a quella di Pigno, no Ale?
Sì, nettamente, nettamente, vai Pigno, siamo un po' più tranquilli, possiamo tranquillamente guardare. Bellissima finta, si è bloccato e niente, ha mandato fuori tempo difensore, va bene così, adesso deve gestire soltanto la partita. No, arrivo, sono tutti diciamo in contemporanea, Olli ha beccato Dragon e purtroppo non potendola streamare ci scriverà sul gruppo e vi diremo i risultati in anteprima. Bravo Pigno, sta veramente gestendo bene la partita, l'avversario non ha toccato quasi mai palla. Diciamo che è riposato, il riposo gli ha fatto bene a Pignone. Sì, molto. Ottimo. Detto, questo è un avversario un po' atipico, se becca la partita giusta può dare fastidio, però... ma perché anche la squadra per dare fastidio, è quella la cosa... Sì, anche una grande squadra, sì. Però quando il gioco è lento va sempre faticato questo avversario, predige più un gioco veloce, mm-hmm. Quando la gente ti fa possesso palla va in difficoltà. Poi intanto Eusebio ha provato nella partita contro Padre un time verde, meno male De Gea sicuro. Diciamo che invece De Gea è in partita più forte di Courtois, anche se a volte anche lui fa delle papere. Anche a me ieri contro Dragon me ne ha fatta una clamorosa e mi ha fatto perdere. Ma fammi capire, tu pensa che Olli lo usa con intesa 8 De Gea addirittura? Intesa 8 non so, tanto più o meno se deve fare le papere le fa uguale. Per me è un intesa 7 o 10. Il portiere che è un ruolo fondamentale, poi oddio, se c'hai lo script contro, comunque in base alla partita, il morale, la papera in effetti te la fa comunque, però secondo me è sempre un rischio avere un portiere con otto di intesa, per quanto sia... qua meno male, qua ha rischiato Pigno, ha fatto un tiro al giro di prima Eusebio, per fortuna non è entrata, qua di solito al 90% entrano sempre, meno male che non ha preso forse il time e l'ha sparata alta. Mamma mia ragazzi, mamma mia, 1-0, 1-0 in questo momento per l'avversario di Padre, perché purtroppo se guardate l'azione ha sbagliato l'uscita con i difensori Filippo, ha sbagliato l'uscita, è stato purgato da un filtrante, quello maledetto, quello che si ferma proprio perfetto ed è Eusebio davanti alla porta. Dai, ha sparato di prima senza time. Sì, tranquillamente, ha tirato solo una bomba, ma ormai... Cioè, tu lo vedi, Ale, ormai i tiri di prima, dopo la pausa, sono tornati. Di essere, sì, dirò una cosa, che almeno da girato segnano di meno, perché prima segnavano anche da girato. Almeno ne ho visti, sì, di meno. Ne segnano di meno, magari ne provano anche di meno, visto che magari sanno che questa faccia. Intanto il primo tempo è finito da Pigno, 57% possesso palla, sta giocando benissimo. Grandissimo. Meritato fino ad ora, 2-0. Siamo un po' in ansia per Filippo, per questo sono sulla sua partita. Magari col 2-0, col 2-0 Pigno è un po' più tranquillo, per quanto lo si possa essere, perché tanto lo sappiamo tutti qua a sto gioco, non parliamo, nessuno sta. Mentre invece, che lo sai, che ormai quando si sta sul 2-0 è peggio che stare sullo 0-0 a FIFA 19. L'anno scorso non succedeva mai. L'anno scorso non succedeva mai, quest'anno il doppio vantaggio può essere una condanna poi a fine partita, veramente, però veramente. Però Pigno lo vedo in controllo. Sì, sì. Io vedo, vedi, l'avversario, vedi che fa l'avversario di Padre? Allarga e poi si accentra subito col passaggio. Cioè costringe Filippo a difendere sui lati scoprendo il centro e quindi prova subito il tiro a giro. Sì, sì, poi lo vedo, comunque la differenza tra velocità del gioco, quasi... play, quiet box, lo vedo. Sì. Fa molti passaggi di prima, cosa che qua, vedendo la partita anche di Pigno, è complicato fare tre passaggi di prima. Io lo vedo qua, da radar. Meno male, si è mangiato un gol pauroso l'avversario, con Eusebio senza portiere, ha tirato alto. Meno male, bravo Ale, informaci. Comunque si vede dal radar che usa il 4-2-3-1 l'avversario di Filippo, che comunque usa il COC in modo abbastanza tipico, sembra quasi una punta Eusebio, come COC centrale, perché sta molto vicino a Ronaldo, quindi un COC quasi seconda punta,
un GOC che sa di AT. Infatti, pericolosissimo. Allora, di nuovo timer verde, sicuro. Rimani avanti con gli entrenali con i cross. Qua ha segnato 2-1 l'avversario con Vierà. Sul primo palo, tira il giro sul primo palo, Vierà. Incredibile. Che minuto siamo con Pigno? Siamo 57. A 57. Mamma mia. Allora, io sto sempre su Filippo sperando che Fili riesca a pareggiare entro il secondo tempo. Anche perché cazzo, 1-0, ma quando mai si vede? Quando mai si vede? Ah, infatti 1-0, stranissimo. Fili. Anche perché questo, Ale, cos'è? Best of 3? No, questi sono ancora lo subis, quindi è ancora somma gol. Va bene, quindi diciamo che l'1-0 può... Attenzione, l'hai visto, bravo Filippo, l'hai visto. Corsa Filippo, dai, pareggio di Padre Pio. Bravissima. Pareggiato. Sì, bellissima incursione di Neymar, che si è inserito benissimo, l'ho visto mezz'ora prima, l'ha servito strabene Filippo, bravo, cross perfetto. Per il fenomeno, però attento al kickoff, Filippo. Attento al kickoff. Ora sicuro. Infatti, ha provato subito con Ballack col verde. C'hanno dei il time. Classico. Mamma mia, di nuovo. Meno male. Verde, un verde molle. Ci ha provato di nuovo a giro. Cioè, l'avversario di Padre Alessio non entra mai in aria. Spamma solo tiri a giro. No, ma è classico avversario che si trova su FIFA 19, diciamo. Sì. A livelli alti ormai non ci provano proprio a entrare in aria, ma non costruiscono neanche le azioni. Sì, vai Filippo! Io diciamo che lì questa azione gli ha portato bene Ronaldinho, ha finalizzato benissimo, però là ci poteva stare con Ronaldo, non ha tentato il tiro da fuori. Ma gli è andata bene lo stesso. Dai, sì, ha fatto una bella finta e per fortuna il contrasto l'ha sbagliato. Lo ha elasticato col fenomeno. Bella azione di Padre, bravissimo. Anche se entrambi 2-1. Sì. Anche se lì tantissimi avrebbero provato quello che appunto l'avversario di Padre ha appena fatto, ragazzi. Tira il giro di sinistro con Eusebio. Verde, imprendibile. Non fa altro Alessio che tirare a giro da fuori. Poi ti dico, se tu guardi il replay, la CPU avversaria si fionda tipo portiere. Cioè, si fionda, fa di tutto, i nostri, la nostra CPU non la prende mai. Cioè, tu vedi quella gambetta spastica ad angolo a 90 che non la prende mai, porco Giuda, non la prende mai. Questa è una cosa strana, veramente. Fanno degli interventi con queste gambe che vanno a 100 metri in aria e la intercettano, invece noi niente, rimangono ancorati sul terreno, vabbè. Comunque Filippo secondo me ha capito come deve attaccare sui lati. Quindi mancano 15 minuti, sta 75esimo. Vai, andiamo da Pigno allora. Momento cruciale della partita di Pigno. 15 minuti, 2-1. Bravo Pigno che gestisce benissimo il possesso palla, Pigno. È diciamo una delle cose che più portano bene, con un po' di fortuna. Qua diciamo che Alessio un po', se fosse capitato a te, ti saresti arrabbiato. Diciamo, qua ha sparato il solito rimpallo, ma diciamo capita spesso, ho visto ormai 40.000 partite. Questi tiri a giro poi creano questi rimpalli, è clamoroso. La palla va a finire sempre all'attaccante. Per fortuna stavolta è capitato a noi ogni tanto. Infatti, sono diciamo contento. Dai, 3-1. Ogni volta che switcho su Pigno porto bene. Quindi direi di ritornare da Filippo. Così tanto Pigno, diciamo che mancano anche da lui quasi 15 minuti. Siamo al 71esimo. Sempre in ansia, ogni volta che ha switchato i ragazzi hanno segnato, quindi speriamo che con questo auto switch di Padre porti bene. Qua intanto un possesso molto speculare, vedi, non prova mai ad entrare in aria. Provalo, sì, 4-1. Grande, grandissimo Pigno, vabbè. Pigno on fire, grandissimo Gianluca. Che così benissimo. Ottimo.
dobbiamo ancora giocare. Questo gol è importante, sì, con tre gol di vantaggio è importantissimo. Sì. Li deve tenere adesso. D'accordissimo con Ale. Intanto il nostro avversario di padre fa sempre lo stesso schemino, non entra mai in area. Mamma mia, rischio grandissimo sul calcio d'angolo. Mamma mia. Meno male l'ha tirata fuori, raga. Ha un soffio dal secondo palo. E se di nuovo gigioneggia, fa sempre questo tipo di azione, la punta che viene incontro la dà al laterale, che poi la ridà al centro. E meno male stavolta bravissimo Raggia, bravo Filippo a capire la trama e ripartire. Dai Filippo, sfrutta i laterali. Che comunque, tra l'altro, l'avversario pressa subito l'uno contro uno e si scopre. Quindi se magari Filippo provasse a attaccare lateralmente, potrebbe bucarlo. Perché gli va subito addosso. Un 1-2 lì lateralmente. Sì, sarà sicuramente un pressing, che sia primo controllo o terza palla, perché i terzini vanno troppo alti, quindi non usa sicuramente di piede. Mi sa quasi di primo controllo, che dici Ale? Penso di sì, se non presso offensivamente, penso sì, no, questo è il primo controllo per forza. Top. Usando il primo controllo. Top. Intanto qua è finita, 4-1. Bravissimo Pigno, dai, sono stracontento, però ora concentrato per la seconda. Diciamo che ha la possibilità di fare il match ball, perché ha 3 gol di vantaggio, sì. però bisogna stare attenti Ale, perché lui ha uno squadrone. Madonna, la partita giusta può sempre dare fastidio, ma Pigno l'ho visto superiore, diciamo, ecco, non solo fortunato, ma ha giocato molto meglio, il risultato è giusto. Mamma mia ragazzi, quell'incrocio come ha tremato. Mamma mia, fortunato qua, padre Bistora. Fortunato padre P. Dai Filippo, anche il 2-2 può andare bene, basta che non ne fanno altro. Fischia, porco... Bravo, ok, meno male. 2-2. Diciamo che purtroppo, ragazzi, come tiri... Ad Aguilar ha avuto 4 occasioni in più. Sì, magari... non l'ho vista del tutto, ma vedo che un pareggio ci può stare, dai. Ci possiamo accontentare di questo pareggio. Sì, ora deve stare concentrato. Che tra l'altro gioca con Rivaldo, ha preso Rivaldo. Rivaldo Prime. Ho visto, sì, una sua live, vedevo che usa questo Rivaldo. A me non fa emozionare troppo, due piede debole, però comunque sempre Rivaldo. Certo, assolutamente. Diciamo che è quasi una full Brasil del passato e del futuro, con Neymar, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo. Bella. Ma Marcelo, molto Brasile la squadra di Filippo. Molto tecnica, su quello non c'è dubbio. Vero, assolutamente hai ragione Ale, molto tecnica. Molto tecnica. Strano quel Ballack 89, mi aspettavo il prime, però giustamente per l'economia del team, avendo già Rio là dietro. Olli ragazzi, si sa qualcosa, adesso gli scrivo, vediamo se può dirci qualcosa in anteprima. E vi faccio sapere. Nel frattempo Ale, dimmi se per caso Pigno è ripartito. No, ancora no. Sto aspettando l'invito. Ma ecco, adesso ho accettato l'avversario e sta entrando in lobby. Tanto qua, sempre di nuovo. Quindi lui, vedi, c'è sempre Mahrez e poi Jordi Alba, Ciampi, cioè quello UCL, e anche lui usa Cancelo 86. Comunque, ancora Olli. Cancelo del Pignano. Olli non mi ha detto nulla. Magari già sta iniziando, ha già iniziato la seconda. Sì. Già era iniziato, probabilmente.
Dai padre, forza padre. Forza. Questa è la partita, diciamo, cruciale. Che comunque col 5-1 andasse 6-1 sarebbe un risultatone per Filippo. Quindi speriamo. Importantissimo, Sarebbe importantissimo importante. perché poi va al Bo3, ha anche una possibilità di sconfitta, può andare anche poi al loser, quindi deve vincere, è importantissimo Ma anche questa partita. perché l'avversario è tranquillamente alla portata, cioè non è male, attenzione, non è male questo avversario perché comunque conosce Kickoff intanto, kickoff di Renzo 1-0 subito. Aia. E attenzione anche qua, kick-off quasi di Ada, incredibile. Neymar scocca un tiro assurdo di prima, quasi semigirato Alessio. Prende Ah, l'incrocio e la palla finalmente. entra, incredibile, Questo incredibile. purtroppo mi fa arrabbiare di questo gioco quest'anno perché. Semigirato Alessio, non ti dico bugie, semigirato. Sì, no, lo sto vedendo, ma è assurdo, è assurdo. Questo kick-off più queste, cioè, non dovrebbero esistere queste cose, purtroppo, ma vabbè. Così è quest'anno. Mamma mia. No, mamma mia, ragazzi. 2-0 proprio in questo momento, Mares. 2-0 Esterno. per Renzo. Anche? Dopo 10 minuti. Ma non è Madonna, possibile, 10 ragazzi, minuti ma che 2-0. cazzo è? È la partita uguale. Questo è pericoloso. Qua adesso non ci voleva. Con 10 minuti 2-0 ha già quasi recuperato il vantaggio. Deve stare calmo adesso, Vigno. Probabilmente, ecco, in casa è cambiata la storia. Questo è un gioco purtroppo stranissimo. No, andiamo da Tapigno che me cago addosso. Dai, Dai, per per favore, favore, Gianlu. Forza Hazard, Hazard, mamma mia, guarda quel Courtois. mamma mia, Là guarda, doveva però trovare il time. Dai, cosa c'è? cioè, com'è che Cosa ti ho c'è? detto? Non ci credo, non ci credo, non ci Pazzesco, credo. pazzesco, ragazzi, pazzesco. Cosa ha preso Pazzesco. Courtois poi? Non so come ha fatto a imparare. Incredibile, incredibile. Era un po' questo gol era fondamentale. Dai, 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 ancora no, neanche angolo, credo. Neanche angolo, pazzesco. Dai, Pigno, non mollare, Pigno, non mollare. Non mollare. Cioè, purtroppo, poi tra l'altro, entrambi, sia l'avversario di padre che quello di Pigno, giocano entrambi in casa. Guarda caso, eh. Cioè, la Purtroppo, l'ho differenza del detto. giocare in casa. Queste amichevoli in casa l'anno scorso era ancora più. Eccolo, sì! Sì, cazzo! Bello. Bravo, bravo, Fio. Allora posso stare un po' più sereno e guardare Sì, vai, 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 Filippo che Filippo. sono in ansia Vai, per Filippo. Dai, Fili, sì, dai, forza! Pigno lo buca spesso. Almeno quello, i gol li può fare tranquillamente. Ma Però effettivamente purtroppo. Pignone è un'altra storia contro il suo avversario, eh? Cioè Sì. veramente. Anche l'avversario lo vedo molto in difficoltà dietro. Madonna. Mamma Mamma mia, mia, ragazzi, ragazzi, io io cosa ho cosa ho salvato salvato lì. lì. Ma io Ma io vedo, vedo, cioè, cioè, tu tu perché perché in in questo questo momento momento non non stai stai guardando. guardando. Però Però la la difesa difesa di di Filippo, Filippo, cioè, cioè, lascia lascia dei dei buchi buchi automatici automatici ai ai filtranti filtranti bassi bassi dell'avversario. dell'avversario. I filtranti I filtranti bassi bassi dell'avversario dell'avversario sembra sembra quasi quasi un un binario. binario. Si Si crea crea un un binario. binario. Sta soffrendo troppo, non so se è di peso Cioè, lo vedo già dal subito pressing come che usa Filippo. parte. Lo vedo, cioè, Mahrez non può essere così veloce sullo scatto. È incredibile. Sicuramente sarà una differenza di velocità in casa. Lo vedo, infatti, ecco, sto vedendo adesso Marez che sta superando in velocità chiunque, quindi si vede che la partita è un po' fuori dall'avversario. Speriamo che comunque regga Filippo. Sì. Dai, dai, dai. Poi me sto Rivaldo non è che mi stia convincendo più di tanto.
Ti sta facendo brillare gli occhi, insomma. Ma guarda, sembra avere un fisico pauroso perché sembra molto alto, un bel primo controllo, però sembra quasi più una seconda punta che un COC. Rivaldo. Sì, COC laterale forse non è proprio... Aia, madonna. Il suo ruolo. Mamma mia, ragazzi, cosa ha fatto De Gea adesso? Cosa ha fatto De Gea? Sul primo controllo veramente ha fatto una parata assurda a Fabre, che sta soffrendo. Sul primo controllo l'avversario è molto bravo. Non so se magari è proprio il fatto che gioca in casa e quindi magari ha un controllo migliore in questo momento. Sì, si vedeva un po' già in trasferta, si vedeva che queste caratteristiche stava soffrendo molto padre. Adesso in casa con la velocità forse nettamente superiore per l'avversario sta soffrendo Filippo. Sì, sì, sì. Forse devo provare a cambiare qualcosa, non lo so. Forza Filippo, dai. Lui dovrebbe sfruttare, ecco, giusto, così lo buchi. Sfrutta i laterali, sfrutta i COC laterali. Poi qua addirittura un fallo non fischiato incredibile su Ronaldinho. Cade a terra. Deve sfruttare i laterali, centralmente non lo buchi. Centralmente non lo buchi. Sta molto accorto, non usa pressing forse adesso, non so se ha modificato qualcosa. Sì, sì. Sembra quasi un'equilibrata il pressing dell'avversario in questo momento. Minchia, zero tiri, Filippo, dai. Pressing, ecco, vedi, ora mette l'artiglieria pesante, pressing costante. Ecco, Rivaldo quindi lo utilizza COD. Sì, tirare a giro tanto col sinistro di prima, perché è l'unica caratteristica che può avere, insomma. Dai, dai, forza Filippo. Tutto qua, l'avversario di Mignone sta facendo le cose oscene. Cioè? Sta sparando, non so perché, spara mentre li lanci fuori al campo. Non so perché. Sei laghi qualcosa. Peccato, il fenomeno aveva visto Ronaldinho, peccato invece ha provato il tiro. Io quasi quasi sarei andato di 4-2-2-2 in questo caso. Magari sì, io avrei smosso qualcosa. Avrei smosso subito, tanto ormai sta sotto di 2 gol, quindi ormai deve recuperare la partita. Non è best of 3, quindi deve provare tutto per tutto. Sì, d'accordissimo. Ha già messo pressing costante, io lì per lì, 4-2-2-2, magari appunto Rivaldo, se lo vuoi tenere, mettilo seconda punta insieme al fenomeno. Fai così. Sì, anche i giocatori per fare 4-2-2. Dai, dai, dai padre. Forza Neymar. Ah, l'ha spostato bene. Ha provato a tirarla sul primo palo, De Gea sicuro. Bravissimo Erondi intanto. Per chi volesse guardare i bracket, ragazzi, sono in descrizione. Però adesso al 56esimo posso dire, Ale, che Filippo sembra più aggressivo. Forse con un pressing maggiore mette in difficoltà l'avversario. Però non ti devi scoprire. Sì, proprio. Queste partite quando vanno più veloci, il giorno di avversario devi aumentare il pressing, non devi farlo uscire. Mamma mia, ragazzi, cosa ho visto. Cosa ho visto, ragazzi. Questa cosa mi è successa ieri in VL, e ho visto il fatto, pensavo che il mio giocatore fosse spastico, invece l'ho visto anche qua. Ti capita che tiri di prima e l'avversario, il tuo co-giocatore, mentre tira, manca totalmente la palla e stramazza a terra. Parlo di una palla raso terra, Alessio. Una palla raso terra. Sì, a volte capita, poi io non uso molto questo tipo di tiro, anche se dovrei, però vedo che anche a me, anche quando sparo di prima, inciampa il giocatore. Ma è una cosa che non ho mai visto nel calcio giocato e forse non ho mai visto in FIFA, mancare una palla così, dopo la nuova patch ho visto questa animazione buggata. Ci sono errori su errori quest'anno, veramente... Forza fenomeno. Siamo manco più qui a elencarli, sì, che sarebbe una carrellata. Dai, bellissima azione di Filippo,
che con un'ottima ripartenza accorcia le distanze. E ora sì, la stanchezza purtroppo questo si momento è importante, importante adesso. Non so quanto manchi, ma giusto. Era importante il gol adesso. Fatto entrare Dembélé, Sané, giusto. Concordo pienamente con Filippo. Ci vuole velocità in questo momento. L'ultimo cambio, magari ho paura che i due CDC con sto pressing Ale spomperanno presto. Già Ballack e Verali vedo... Sì, però deve per forza, ancora sotto. Deve fare un gol e poi magari può togliere il pressing. Forza Filippo, dai, forza Filippo. E qua la situazione per ora è tranquilla. Bravissimo Lincoln Ballack, bravissimo Filippo, dai. L'hai visto, bravo. Forza Neymar, mamma mia. L'ha capito come attaccarlo, l'ha capito. Ha capito come deve attaccare. Adesso l'avversario è in palese difficoltà, Alex. La vedo anche molto più corta. Ho visto questa cosa ieri Gritti che ha usato un pressing costante, poi contro Gintera la seconda l'ha distrutto veramente, poteva vincere 5-6-0, peccato che l'ha vinta soltanto di due gol, non è riuscito a recuperare, ma l'ha distrutto. A volte il pressing in questi amichevoli dà molto fastidio. Purtroppo ragazzi, 3-1 per l'avversario di Filippo, ha fatto una bella azione, Mahrez si è liberato, buco stranissimo, che poi non era diciamo un buco clamoroso, cioè si è creato lo spazio per il Mahrez che magari fa il COC, però se sfruttiamo, parlando sempre di CPU Ale, cioè la CPU avversaria mette sempre la gambina del cazzo, i nostri fanno gli spastici. Sì, mettono sempre la gamba e la intercettano anche non dandola all'avversario. Questa cosa non la riesco a capire. Incredibile. La sanno usare meglio, non lo so qual è l'abilità, ecco, in queste cose. Ora sicuramente lo vedo per come stanno dietro, sarà con ripiega l'avversario di Filippo. Sono tutti bassissimi. E c'è quasi sicuramente dopo 2-0. Intanto un palo clamoroso di Pignone, un po' a porta vuota. Aia, mamma mia. Base del palo da parte dell'avversario di Filippo. Offensivamente gioca bene, non possiamo dirgli niente, arriva facile in area e non nella seconda... Magari nella prima ha spammato più tiri al giro, ma nella seconda entrava meglio in aria l'avversario di Filippo. Sì, comunque è un avversario forte, sul 5-1 sicuramente sa giocare, l'ha dimostrato. Sì, assolutamente, non possiamo dire nulla. Bisogna essere obiettivi. Giustamente, allora diciamo che il 2-0, comunque Alessio, tu che giochi competitivo, queste cose lo sai, un po' ti condiziona appunto ad alzare il pressing, a andare più sull'uomo. E quindi se tu sei un po' più... poi qui. Diciamo che... Subito un altro. Sì, purtroppo. Cioè, il fatto è proprio questo. Forse era proprio l'occasione che aspettava l'avversario, che magari sfrutta meglio le ripartenze, Filippo si è allargato, cioè ha cercato di alzare il pressing. E... ci ha provato, fino a dopo il 2-0 ha fatto il 2-1 e stava attaccando, poi una volta subito il 3-1, ovviamente con questo pressing diventa complicato. Non un senza mani l'avversario di Filippo, devo dire che nella prima partita ha saputo sfruttare i bug del gioco, cioè i bug, non parlo di bug, magari appunto delle meccaniche che in FIFA 19 funzionano, spammava tanti tiri a giro, cercava... Nel complesso purtroppo l'ha meritata, dai, dobbiamo essere obiettivi. Sì. Mi spiace. Intanto Pigno credo che l'ha portata a casa, perché siamo all'88esimo, deve fare due gol all'avversario per entrare in partita. Assolutamente sì, però sono proprio su di lui.
Che due succedere, guarda. Fili, ho guardato quasi tutta la tua partita, Fili, sia dell'andata, ecco, che al ritorno. Madonna, ma cosa, cosa è successo? Cosa ho visto? Madonna. Madonna, ragazzi. Pignone? Pignone? Manca un minuto, Fili, aspetta. Ma cosa, ma voi avete visto? Vocale, Alessio, ma tu hai visto? Ho visto, purtroppo ho visto quello ma che è successo. Qualcosa di terrificante, meno male, meno male. Meno male, va. E Pigno vince, bravissimo Gianluca. Io, Filippo, ho visto tutta la tua partita, quasi, perché comunque Pigno era agevolmente in vantaggio, quindi mi sono concentrato un po' anche per ansia sulle tue due partite. Ma un po' il cazzo, un po' questo spine. Ho perso con tutte e due sti finocchi di Ada. Mamma morissero. T'ha fatto il gol con Neymar mezzo girato all'incrocio. Ma vaffanculo, va, guarda. Ma ne abbiamo pacciati tiri in giro giranti di schiena. Sì, ma vaffanculo. L'ho detto subito ad Alessio. L'ho detto quel subito. Gol ti ha mandato un po'. Ma sì, ma perché poi sì. Avete visto la differenza dei due Bannack, stesso giocatore? Sì, il sì. Suo faceva io tutti gli interventi automatici e il mio non ha intercettato neanche un passaggio da solo. Sì. L'abbiamo detto con Ale anche, la differenza CPU anche nei tiri a giro, dove loro mettevano sempre la gamba, la CPU, a te, esatto. Te invece mai, insomma, partiva sempre facilmente. Tiro, cioè, boh, non io l'ho detto subito, Filippo, l'ho detto subito. No, cioè, la CPU sua intercettava tutti i tuoi tiri, e i tuoi sembravano spastici in difesa. Cioè, vai. Tre volte l'ho spiazzato, sì, tre sì, volte sì. Che Ferdinand si è buttato a caso. Sì, purtroppo questa è andata così. Non ha giocato male, dobbiamo dire. La seconda lui non ha giocato male. No, però ha giocato bene, bravo. Poi purtroppo la seconda l'ho vista in casa. C'è una sorta di boost pauroso sia nella partita di Pignone che nella tua. Quando lui grande Gianluca, bello, Pigno, meno grande, male. Grande l'ultimo Gianluca. Gol. Ma questo ultimo gol, io l'ho spazzato come roba. Porta, ma di cosa stiamo parlando? Mamma mia, due pari nella stessa azione. Sì, assurdo. Fino a 4-1 la prima ha vinto e 3-1 ha perso la seconda. Sì. Allora, guardiamo un po' i bracket, vediamo come sono messi. Allora, mi sa che per adesso soltanto la partita di Pio sul PS4 e qualcun'altra. Le altre stanno tutti ancora a giocare. Mentre su Xbox, Painter ha vinto, Ajax Dani ha vinto, Roma Runners ha vinto, Erosi ha vinto, Pocer ha vinto, il nostro Pignone, anche Nzorello se non sbaglio è degli ESA, contro... Bravo, ha vinto. Appunto, ha vinto, bravo. Nzorello la free win da Burio. No, dai, Empoli Legend ha perso. Legend sì, eliminato purtroppo da FJ. Sì. Vediamo gli standing, se si può già vedere qualcosa. Niente, sempre Tex, sono tutti 6-0, Ajax Dani 6-1. Ecco, Enzo sta 5-2 in questo momento. Sta 5-2, come il nostro come il nostro Pignone, siete appollaiati lì. Quasi lo stesso punteggio, anzi tu sei un po' più alto con 58-992. Chi è stato eliminato in questa... Vediamo se lo fa... Comunque stanno giocando tanti. Ryan è stato eliminato, mazzo. Ryan è eliminato? Dai. Ma ragazzi, ma Huge Gorilla 3-3? Ma Huge Gorilla 3-3? Huge Gorilla è stato eliminato da Zorello. Anche ieri Kurt eliminato. Madonna, ragazzi. Ma Kurt come si chiama Kurt? Subtle Joker. Ecco, sì, Subtle Joker. Sta sopra di me. Sì, sì, pazzesco. Angry Mike, Kurt e Alessio. Ragazzi, vado a mangiare qualcosa. 5 minuti arrivo di... Vai, fai con comodo, tanto non penso che... Anche Bistecca, se no Oxius Bacon si è qualificato agli eventi, guarda, 3-3 ieri. Pazzesco, ragazzi. Comunque sono troppo casuali queste qualifiche, ne parlavo ieri con Grit e Defo.
cioè, basta vedere ogni partita a caso, cioè una la puoi vincere 5-0, una la puoi perdere 4-0 con lo stesso avversario, perché tanto decide il gioco, ragazzi, cioè, sì, ma guarda, una CPU in casa... è tornata la CPU, cioè, assolutamente, una CPU... Io mi sono, io guardo, cioè, quando sono andato sotto, ho confrontato i due Banach. Sì. Il mio Banach non ha fatto un intervento da solo e il suo mi intercettava tutto, senza che. Ma infatti, Fili, ho detto anche a Luca, che gli dicevo ieri: guarda, metti il 4-2-3-1, perché sì, lui ha voluto giocare fissato con Rombo. Il Rombo purtroppo non riusciva a giocare perché la CPU l'hanno rimessa non come all'inizio, ma. Ti dà fastidio, e fare scambi veloci non è facile perché intervengono bene i difensori. Allora, ragazzi, c'è anche Renzo in chat, gli vogliamo fare le congratulazioni. Bravo Renzo, da parte di tutti noi, complimenti. Me ne manca una, invece a me due, io devo vincere 2-2 per passare. Che dai, puoi farcela, Fili, è ripartito benissimo. 5-1. Ciao Bigas e grande Simone Pisu, bellissimo Lican, grazie. Grande Renzo. Parliamoci chiaro, adesso sono tutti forti. Cioè, sì, la fa... sì. Però ti posso dire una cosa, Fili, il tuo avversario non era scarso, io ti dico la verità, possiamo dire tutto forte, quello che ha giocato bene. Ma infatti gioca in un team, penso giochi in quel team lì. Sì, Daniel fa vinto, buono anche Christian Fenzi contro Inferno Boy, derby italiano. Figurigno ha perso, ragazzi. È fuori Figurino, giusto? Sì, è fuori anche Inferno Boy. Sì, siamo fendi, erano 4-2. Ah, il Principe ha perso, ragazzi. Daniele ha perso contro Gravesen. Gravesen era lui, era quello che giocava su Xbox l'anno scorso? Sì, era lo spagnolo, no? O sbaglio? Sì. Anche Scabot 84. Non era un mostro, sinceramente. Ha perso Scabot. No, ha vinto anche Scabot. Ah, se c'è 6-1 è andato. Ma... vediamo invece su Xbox. Allora. Ma Matteo anche è uscito ieri. Sì. Minchia. Matteo Ribera ieri ha fatto 2-3. Ragazzi, purtroppo Olli ha perso. Dragon, ho detto, ragazzi, sa usare i Tornado in maniera fantastica. Grande. Mentre con Dombia cosa ne pensiamo? Simo, che sicuramente non vale quel prezzo, l'ho provato Gritti ieri proprio nelle qualifiche. E Alessio, tu cosa diceva Gritti di Condo? Di Condombia? È rimasto contento, però ecco, ieri non ha giocato, non è benissimo, Luca ha detto, perché ha sbagliato il modulo. Sì. Ha sbagliato il modulo, doveva giocare 4-2-3-1, mettere Gullit COC, non ha voluto fare. Poteva giocare meglio, l'ha buttate lui alcune, anche quella con Cosimo ha giocato non è benissimo la seconda partita. Mm-hmm. E poi ecco il gol del gol, è stato sfortunato, poi da lì è stato... Ciao Salvo degli 0775, ma Scabot ha vinto anche Fenzi, quindi complimenti a entrambi, bravi, in bocca al lupo ragazzi. Che fastidio, ha che vinto il Stringer contro grande anche il nostro Luca Exxon Strange, salvati, bravo, perfetto, quindi 5-2 anche Strange, ottimo. Quanto mi triggera la gente che mi tagga, porca troia, su Twitter, ma fatevi i cazzi vostri, bella, salvati, hai visto, bravo, è proprio qua in chat Luca, lo salutiamo. Anche Gabri. Sì, anche Gabri ha vinto. Sta 6-1 Gabri. Bravo. Sta molto alto. Bravo Gabri, complimenti. Tanto c'è il derby italiano Sisco Borto, ero molto curioso di sapere come va a finire. Sì, ho visto un po' ieri Sisco, ha rischiato anche la partita, lui era 3-2, Sisco ha giocato contro un altro italiano. Ha rischiato moltissimo, ha vinto il golden goal contro un avversario che era una squadra imbarazzante. Mentre vediamo PS4, vabbè, a parte che abbiamo visto già Dagnolf. Ah, Enzo Marti ha perso, ragazzi, contro James FIFA M2. Quindi è fuori? E mi sa di sì. Grazie Salvo, veramente, no, grandi tutti, speriamo di andare avanti tutti quanti. Io ripeto sempre lo stesso discorso, cioè noi ci teniamo al movimento italiano e tifiamo per tutti gli italiani. No Rosic,
quindi assolutamente, assolutamente. Assolutamente. Io infatti i primi risultati che guardo nei bracket sono sempre gli italiani, quindi speriamo veramente di andare avanti tutti. Ma ero curioso di sapere Denuzzo contro Tex, insomma, una bella partita. È vero, ha vinto Tex. Ha vinto Tex. Ha vinto. Era nei pronostici, però ecco, magari si sperava. Peccato che non mettono mai l'immagine. Io lo volevo vedere il risultato. Adesso sta a 7-0 Tex, ovviamente, diciamo che un post assicurato ce l'ha già, quindi sono rimasti 5 su Xbox. Anche Vitali di Brian ha perso contro Roma Runners. Speriamo, salvo, magari, tutti un evento live. Io immagino, ragazzi, il dopo evento live tra noi italiani, quindi speriamo. Quindi siamo nelle mani di Padre Pigno, anche se comunque c'è ancora il 29, quindi Alessio, io ti vengo a dare cozzate fino a Roma. Guarda, se Alessio... Questo è duro, ragazzi. Perché? Ah, questa qua del 22, sì. Certo. Questa era dura, io l'ho giocata molto, molto tranquilla questa qualificazione, sono sincero. Sì. Per questo poi ti vorrei prendere un po' particolare. Per questo ti vorrei prendere a testate. Io guarda, salgo fino a Roma nella Exxon House, te lo dico già da lì. Nella Gritty Exxon House. Ah, guarda, ho perso le partite con gente comunque che faceva 5-1 e l'ultima con Dragon, comunque non è un avversario scappato di casa. No. Ho giocato a vista anche Luca, non ha fatto un tiro in porta contro i miei Dragon, però ci sta a perdere. Potevo giocare sicuramente meglio le altre partite, alcune. Anche il sito ci ha messo la sua, dove ho giocato contro un avversario che giocava con Anfield, con la pioggia, non poteva. L'ho anche scritto sul sito, ma non interessa nulla, ovviamente. Basta che vanno avanti e decidono loro. Sono contento. Luca, purtroppo Anello ha perso la prima, appunto, come ha riportato Damiano, 3-2, e la seconda 1-4, purtroppo. Ma con 4-3 è ancora in scia, no ragazzi, o no? No, è fuori, raga, con te sei fuori. Con te sei fuori. No, Nello sì. Vabbè, purtroppo l'avversario, ragazzi, è una cosa da un fastidio, te lo giuro. Dimmi. Ma che cazzo devono fare sempre i post su Twitter? Quanto stanno, quanto non stanno taggando la gente? Io ti giuro, non vorrei commentare. Ma poi taggando la gente... Ma allora, io ti dico, se tu vuoi fare uno screen di come stai messo, cazzi tua, nessun problema. Ma è il taggare che dà ridere. È il taggare che fa ridere. Adesso inizio a fare anch'io, No! GG. Tutti quanti, andate a fanculo, GG un cazzo. Tra l'altro, Alessio, Gabri ha battuto Capitan Ray, il tuo grande amico. Ti ricordi quella partita assurda con quello là del Monaco? Sì, quella... Era un bel giocatore, infatti, però Gabri lo vedo veramente in forma, sì, col cambio di rosa che ha avuto quel boost in queste... Intanto Borta ha battuto... Mi hai letto nel pensiero, stavo per dirlo. Ho visto i risultati. Sì, sì. Ciao, Francesco, anche purtroppo anche questa volta deve abdicare. Però Borto... Comunque io ho perso con tutte e due di quei team di merda spagnolo. Tutte e due le sconfitte, vaffanculo. Vabbè, i spagnoli ti sono un po' indigesti. Quindi spero. Diciamo che allora i 4-3 sono eliminati, noi ragazzi, quindi hashtag Ryan, TDG Diego, purtroppo Hollywood, Redigno, che appunto aveva giocato contro Pigno, Sisko, Vitality Brian, Empoli Legend, Renzo, Big Mac! Allora aspetta, sta ancora contro due, Alessio, Big Mac è ancora vivo, dipende se vince. Se vince sì. Ah, con Sven Rebelli, l'ex Twenta. Sì. Non è un caso che forse con ritorno da CPU questo Big Mac è ancora in vita. Infatti, hai ragione. È imbarazzante, veramente vederlo giocare è imbarazzante. Vediamo invece PS4. Ma c'è anche Mzaut, basta guardare Mzaut, ragazzi, ha fatto 4-3, quello ragazzi, non sa veramente giocare. Io ho giocato la prima partita contro Mzaut, la seconda mi ha quittato 3-0 al 25esimo. No, è assurdo, non sa giocare.
sta in divisione 2 nelle rivals. Ma fatemi capire, allora, su PS4 anche i 4-3 sono fuori, no? Quindi c'è Inferno Boy, Enzo Marti, Adam Ryan, Buzz sta ancora 4-2. Sta giocando, mi sa. Sì, Figurigno, e altri, vabbè. Ares Creek, italiano, anche uscire. Sì, Ares Creek qua. Sì, sì, sì. Vediamo se per caso stanno aggiornando. Però almeno adesso sono un po' più veloci nel finire le partite. Grazie a Dio. Ma perché hanno speriamo che inizino, cioè, anche Diego, avanti. Anche Diego ha vinto. Presi fatte contro Keturdilo. E con me ieri ci ho giocato contro io. Poi vediamo, sono sempre gli stessi. Qua io c'ho il rischio qua, no? Grave, perché sta 5-2 messo squad. No, non lo so, no, ha vinto, no? No, mi sa che ha vinto, sta 6-1. Infatti, mi sembrava strano. Daniele, invece, 6-1. Quindi ancora di Buzz non si sa niente, quindi. È ancora lì. Mentre invece qua manca soltanto Jordi. Ancora c'ho Shelz, però è Christian Spiteri che posso prendere. Ma perché, ragazzi, ancora è Son Strange contro Bradley Olson grigia? È vero, infatti stava già vinto. Cosa aveva vinto, infatti. Qualche reclamo sicuramente. Sicuro. Quello piange sempre, avrà detto una connessione. E guarda Big Mac, ancora non si sa, eh? Ancora Big Mac non si sa. Comunque Rapsu ha perso contro God Mod 17, incredibile. God Mod, ragazzi, sta vedo le cose incredibili certe volte. Cioè, ma poi contro Rafsù, che è uno di quelli che stimo di più come gioca. Sì, Rafsù è anche uno dei giocatori comunque molto forti, no? Quotato, ecco, perde un God Mod. Questo purtroppo può far capire la casualità di queste qualifiche, veramente. Vediamo, qua urla tanto. Vabbè, quello l'avevamo visto. Buzz ha perso. Buzz ha perso. Ogni Bager si è qualificato a vari eventi l'anno scorso. Era difficile. Ma quindi allora Buzz è fuori perché 4-3, se non sbaglio, questa sconfitta. Sì, purtroppo è eliminato. Mentre ancora qua sono rimasti sempre questi tre. Che palle però, ogni volta, io ho visto ieri, si è aspettato un'ora e mezza tra una partita e l'altra, non può essere, è incredibile. Sì, su Xbox un'ora e mezza, veramente ieri è incredibile, non uscivano mai i bracket. Troppo tempo. Mentre su PS4 sono solo due, che secondo me c'è qualche reclamo sotto. No, Andreas, no, non c'è un problema, cioè, nel senso che Rassù è molto forte, cioè, dico, va, mi colpisce, capito, non perché non c'è un problema, va, dico... Buongiorno a tutti. Gritti, togli l'audio che mi sento. Sento la mia voce. Ragazzi, ora no. Chi era? Luca. Sì. A volte basta entrare e scivolare. Sì, buongiorno. Comunque è incredibile, Alessio. Non c'è tipo Luca in live e Pignone va avanti. È incredibile. Adesso sono arrivato apposta. E quindi ora Pignone è fuori. Sì, Pignone. Facciamo che Luca guarda Filippo, ecco, commenta Filippo la partita. No, Pignone penso che 10 minuti sta a casa, dai, ragazzi. No, ma Andreas, l'avevo capito. No, dicevo nel senso perché comunque, siccome a me piace molto Rapsu come gioca, no? Cioè nel senso, sarà stata una partita della vita per arrivare a quel punto, va, solo per quello. Mentre, allora, manca sempre solo queste due partite. In pratica, quella del nostro Strange. Te lo ricordi, Coco, Visbastos, questo qua che manca, Ale, su PlayStation? No.
quello là che avevo battuto io la prima qualifica quando ero sul 2-1. Ah, sì, 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 che era forte, sì, sì, sì. Infatti manca solo, sempre, sono sempre questi due. Come è andata nel sorteggio, Andrea? Io non ho visto poi ieri perché non eravamo in live, quindi non mi sono, diciamo, interessato tantissimo al percorso. Bella. Comunque ha vinto... Chi? Ha vinto il nostro Exxon Strange. Ah, quindi il coso gli è andata male a Bradley. Sai che cavolo ci voleva rompere? E si ricorda il TAR. Maestro Squad. Come sto Maestro Squad, Luca? Tu lo conosci? Forte. Forte, vero? Maestro Squad... Madonna, è uno dei migliori anche nella classifica generale. Mi sembra che è quarto o quinto a livello di punteggio. Ah, Sneaky me lo ricordo. Mia, hai avuto beccato due super top, Andreas. Mi dispiace, porca Giuda. Ma ancora qua, ragazzi. Il bracket di Strange mi dà sempre bianco. Ancora non l'hanno. Aspetta di portare lo score. A mettere lo score, basta, l'hanno fatto. Infatti. Ritorna azzurra la scritta sul nostro Exxon Strange, che con un bel 5-2 ancora in scia. Bravo. Manca Jordi che l'ho affrontato la prima partita, dove mi ha fatto, diciamo, poi scartare Kanté e Berka. Però non è molto, di solito non è mai andato avanti, di solito c'è sempre 1-3-0-3, questa settimana è addirittura 5-1. Dai Luca, mi raccomando, in bocca al lupo Luca. Andreas, ti voglio carico per il 29, dai. Cioè, anche se è andata male, per sfortuna come accoppiamento, giustamente, va, 2 mega top. Magari il 29 avrai più fortuna negli accoppiamenti. Mentre quindi PS4, allora c'è sto Mella, FC Mella che manca, mi sa che io ce l'ho perso contro quello. Ah sì, ma com'è? Addirittura avevi battuto 2-0 all'andata a Sneaky, cazzo. 5-2. Ma com'è? È un abuser, un CPU abuser? Tu che ci hai giocato recentemente? Madonna, niente, sempre sto Jordi del Kaiser. Cioè, anche perché la cosa che mi dà fastidio, ragazzi, che prima deve finire la partita, giusto? Dopodiché sì. Si mettono a fare, diciamo, perdono un'altra ora per fare gli accoppiamenti nuovi. Mamma mia. Sì, purtroppo devono aspettare poi sempre l'ultima partita. Guarda quel pignone che c'ha Martinez della sfida nelle sub, Che poi tra l'altro, sì. Le sub sono tutte buone, perché a me Felipe Anderson 86 piace tantissimo. Lozano 85 è forte. Martinez, oddio. Non lo so, ma non ha se un buonissimo difensore, anche se comunque penso che i difensori non li cambierebbe mai nessuno. Come cambio? Solo se magari passi al 5-3-2. Sì, infatti. Non li cambierebbe mai nessuno. Diciamo che più una sub, se succede qualche espulsione non gradita. Ma invece hai visto Milinkovic a centrocampo? Ah beh, ti pareva che adesso non andava a evidenziare quel Milinkovic? Il giocatore più forte ovviamente che è in panchina. Ma addirittura, poco di scena. Ma secondo te glielo fanno lì a Savic? No, non credo, non ha fatto gol sì, ma ci sono stati giocatori che hanno giocato meglio. Non credo lo facciano. Top. Madonna, ma chi è che uccidetelo quello che sta parlando?
Immagini poi è la sorellina di Diritti, la nipotina no. Di Diritti. No, non ho nipotini, non ho fratellini. Il fratellino piccolissimo di Alessio, che guarda i Pokémon. Sì. È Pidino. È Pidino, no, Pidino. No, non è colpa mia al momento. Non è colpa mia. Allora, io sto solo. Ci siamo io e la PlayStation. E il divano. E il divano, meraviglioso. Quindi, a parte il divano di Brazzers, quindi che non parla, sono rimasti o Padre Pio o Pignone dall'elettrovia. No, io sono da solo in casa, quindi... Allora non si sa, qualche spirito. Uno spiritino. Guarda, Vito Belus, top. Sì, era abbastanza scontato. Ok, quindi allora più forte. Su PS4 sono finiti. Adesso uscirà. Ma sono cazzi. Voglio vedere quando uscirà. Arturo Vidal è ancora in vita su Play. Arturo Vidal. Sì. Quindi è un amico di Luca. Quindi ragazzi, questo è best of one, no? No, andate. No, è ancora best. È uguale agli altri turni. Quindi ancora Swiss, ancora diciamo. L'ultimo dello Swiss. Okay. Io ne ho due invece ancora. Vediamo. Due ne hai? Sì, minchia, vero. Padre, sono 9 round. Terrificante. No, a noi uno. Xbox un altro turno. Quindi devi vincere forza 2, Filippo. Sì, che palle. Ma figlio, ma hai mangiato leggero che c'è la qualifica? Che ti sei calato? Una carbonara. Ma Luca, fa qualcosa! Dabbiamo vai a casa! Ma vai fuori subito! No! Perché ho mangiato una carbonara? Te lo meriti. Tranne che comunque invece Pigno ha un metabolismo particolare, lui trova il potere dalla carbonara. Attenzione, la no! Io ho un metabolismo. Un metabolismo... La mamma! Cavolo passi! Secondo... Tu magari hai un metabolismo particolare, tu trovi il potere dalle cibarie potenti, ipocaloriche. No, io trovo il potere qual è il mio potere? C'è dissing dei suoi confronti, sto bene. Ma infatti vedo, ogni volta che c'è Padre Pio tu ti gasi, giochi benissimo, come è possibile? Sì. Perché voglio dimostrare di essere più forte. Mamma mia, Filippo, vogliamo una risposta? Filippo, ma sei ubriaco, ma come cazzo rispondi? Ultimamente... Lasciate parlare Pignone, ragazzi. Intanto parlano le sue mani per lui, dici. Attenzione. Mamma mia. Comunque devo ringraziare Gianluca che dà la speranza a tutti nel competitive. Vado a mangiare un secondo io, ragazzi. Vai. L'unico che ha lo stomaco che si sta contorcendo sono io. Ora chiamo al piccolo forno e gli dico di portarmi qualcosa. Nostro sponsor locale. Sì, il forno che era le bontà. No, il piccolo forno. Ah, il piccolo forno. Il piccolissimo. Ma intanto, regà, comunque, visto che siamo qui, che stiamo cercando di portarvi questi contenuti competitive, lasciate qualche like. Su 30 spettatori siamo a 20 like, dai, spolliciamo ancora un po'. Supportiamo il canale. Ragazzi, Pignone fuori subito, tutti like. Dai, veramente. Ma invece, secondo voi, chi porto prima come review? Werner, che sono già pronte, Werner 87 o Griezmann 90? 91. Quale può essere più appetitoso? Dici Griezmann perché è utile anche per il competitivo. Anche se c'è anche, o quasi a metà Beyeder, Beyeder 86 mi ha fregato. Beyeder, tanta roba, andiamo a vedere Beyederino. Guardate ragazzi che squadra, che giocatore. Powered by Gritti, questo Beyeder. È fortissimo. Powered by Gritti. Che abbiamo guardato oggi, c'ha un più 2 fino su tutto rispetto all'84. Tanta roba. È veramente fortissimo. Dai, vacchio di Roma. Comunque scarsi i player che stanno 5.
Sì, va veramente. Lo metto, io metto nuovi giocatori, va. Allora, poi guarda che anche Rebic, guarda la carta di Rebic ad esempio, è perché è un 3-3 di merda, ma c'ha una velocità assurda, 91, 86 di forza e 84 di finalizzazione. Questo qua costa 80k perché c'ha soltanto sto 3-3, fosse stato un 3-4 già era interessante. Nel frattempo qualcuno sta dando legnate al proprio pad. Eccolo qua, Beyeder 86. Se guardate ragazzi, ha un più 2 su tutto. Un più 2 su tutto, un più 3 addirittura sul salto. È una carta paurosa, a me piace tantissimo. 457k, si è alzato di 10k, prima era 4,40. Ma quello si alza quel prezzo solamente perché la Lazio gioca col Siviglia, quindi è una partita molto difficile. Se il Siviglia giocava con una squadra di merda, stava minimo a 200k in più. Sì, sì, sì. No, se a me... sta a 700k con Dobbiag, un centrocampista centrale, perché il Valencia gioca con una squadra del cavolo, quindi sicuramente arriverà a 87 di overall. Sì. Ragazzi, secondo me questo Beyeder è veramente forte, veramente forte. No, no, forte. Può fare tutti e tre i COC e anche seconda punta, cioè tu lo rischieresti seconda punta in un rombo. Sì, sì, è forte, forte. Fai COC nel 4-2-3-1 è proprio il suo perfetto. Ruolo. Perfetto, sì. No, quello è proprio il suo ruolo, non... cioè lì è dal meglio di sé, è proprio forte perché è agilissimo, c'ha un controllo palla, un equilibrio tremendo, poi c'è un tiro pazzesco, dovunque tira segna. Sì, assolutamente. Troppo molto forte. Mentre invece, forte. A te, sì, ad esempio, Pisu ci chiedeva prima che cosa ne pensi di Kondogbia, Gritti? Io l'ho provato queste qualifiche con Kondogbia, e non è il mio giocatore che non ha i piedi. A me mi piacciono i centrocampisti tecnici, però a livello difensivo ha una bella fisicità. Tutto quanto, però pecca un po' in velocità, che c'ha quel 72 di velocità di accelerazione che secondo me è brutto. E pecca di tiro, un tiro tremendo, cioè fa schifo a tirare. Io non spenderei mai 660.000 crediti per lui. Guardate ad esempio il compare tra Griezmann 91 e Beyeder 86. Già come statistiche, vabbè, diciamo che Griezmann c'ha almeno un centinaio di statistiche in più. Sì, vabbè, finalizzazione Griezmann... 95 Griezmann, 91. Sì, però c'ha tre piede debole. 84, più long, quindi a Beyeder dice che c'ha 75 di long shot, ma se l'84 mi faceva un sacco di gol da fuori, com'è possibile? 75, non è possibile, è troppo poco. Vabbè. Long, non è veritiera quella cosa lì. No, ma sono valori falsi. Ma va... Poi magari la passa un po' meglio grezzo, quindi magari nell'1-2 è più importante, però è Beyeder più agile, ha un mare di balance in più, ha 92 di balance contro l'81 di grezzo. È importantissimo il balance, quando ti danno una botta quello resta in piedi, invece quelli con balance basso vanno subito giù. Mentre invece la stamina, attenzione, Beyeder 75, la pecca di suo giocatore, però se tu gli metti le mani in avanti ci resiste fino al 75esimo-80esimo senza problemi. Quindi diciamo che come carta per adesso grezzo sembra leggermente superiore, però non da giustificare questa ma costa pure molto di più grezzo, sì, ma quanto costa? 7,70 costa il doppio, sì. Però, no, 300k, però ragazzi non giustifica questa spesa, però anche la mamma di Pigno è d'accordo. Sì, se è d'accordo lei allora siamo d'accordo tutti. Sì, quindi diciamo che grezzo contro... Poi a me c'era questo Gabriel Jesus che un pochettino mi ispirava, che sta quasi allo stesso prezzo di Agüero. Se per esempio li confrontassimo, tipo Agüero, il NIF contro Jesus normale,
Peccato che non mi spunta. Sì, ma io voglio la versione spastica di Aguero, quella standard. Cortesemente. Allora, Aguero qui. Quindi, vabbè, innanzitutto Aguero è 4-4. Allora, Jesus nelle statistiche totali è superiore ad Aguero. Pazzesco. 451 contro 439. No, mica ero pazzo. 2147 contro 2131. Cosa ne pensate di Blank Baby? Blank Baby lo stanno utilizzando in tanti e devo forte. Dire che secondo me è forte. Secondo me è forte. Ha lo stesso posizionamento di Aguero. Finalizzazione meglio Aguero, anche tiro di potenza meglio Aguero. E allora dov'è? Che è l'agilità, perché ha 94 di agilità contro l'86 di Aguero, 93 di balance contro il 91. Diciamo che siamo lì con lì, non è che c'è tanta differenza. È uscito il turno, ragazzi. Andiamo a vedere. Erozia, io contro Erozia. Perché dai, Avigno. Cazzo? Tosta. Sì, lo può fare Gerardo, lo può fare il mediano nel rombo. Una bella squadra, zio. Attenzione, Pocher becca il bye. Attenzione, colpo di culo per Pocher. Che culo. Datemi sto bye. Ragazzi, Gabri contro Ajax Dani. Gabri contro Ajax Dani. Pazzesco. Il nostro Pigno contro Erozia. Mentre Madonna, Strange becca Dragon. Ha la possibilità ha la possibilità di vendicare nell'Onus. Vediamo io che ho preso. Vediamo. Allora, Ajax Levi becca Bayern. No. Minchia. Ha preso Deano. Cacchio. Che hai preso, Fili? Un bel po' Deano, no? Deano. Dottore Rano. Quasi quasi. Deano. AFC Deano si chiama. Deano? Deano. Bene. Sì. Un nome che promette garanzie. Minchia, Fancy contro Ajax Bob 95. Maestro Squad contro Lucas 91. Difficile per il Pigno, assolutamente. Ok, quindi Scabot contro Zimmeghi, aia. E Principe contro Daniele Aguilar. Oh, ci credi che sto curiosissimo di vedere come finisce sta partita? Perché voglio vedere contro Daniele come... Daniele Aguilar è basta, cioè... capito? Per questo mi interessa. Salve Normal, benvenuti in live. Mi raccomando, lascia un like alla live. Facciamo crescere il canale, che ora tra poco super sfida, Pigno contro Erozia e Padre contro AFC Dano. Deano. Contro Ano. Signor Ano, se vuole fare una querela nei confronti di Gritti, io non... No, gliela faccio io. Ecco, è inglese. Inglese, che palle, oh. Buon lato. Erozia invece francese. E infatti, vedi Strange subito. Devi vendicare Nello, Strange, mi raccomando. Strange, vendica Nello. Contro Dragon. Dragon? Sì. È quello che ha preso Shonan. Sì, Shonan. Dragon. Sì. Allora, io sono già su Filippo, quando lui è pronto, e anche su Pigno. Siamo prontissimi. Che culo, Ajax Leva ha beccato il bye, ma che rotto in culo. L'ho detto prima, beccato il bye. Non l'ho sentito, sto bastardo. Che culo. Guarda che culo, oh, questo è andato a passare gratis, oh, che culo, mamma. Veramente. Dai ragazzi, vi lascio che sono pronto. Dai Pigno. Tra poco, va. Bocca al lupo. Crepi.
Intanto qualcuno sta a giocare. Chi è? Sarà Alessietto, Alessietto che gioca. No, però Royce mi sa di grittone sicuro. Sto giocando io. Perché appena ho sentito c'hai quel Royce 90. Sì, che mi ha fatto un gol adesso, bellissimo, di prima, di spalle. Come piacciono a Filippo. Aia. Lo vuoi fare triggerare prima della partita, dai. No, lo voglio fare incazzare almeno poi tutto in campo. Dai Fili, mi raccomando. Ci proviamo. Certo che ci proviamo, dai. Dai, uno che si chiama Anno non può mai vincere, dai. Invece sì, sto gioco vince chi è quello. Bravo, è vero. Ma come ti stai trovando con Rivaldo, Filippo? E te la volevo chiedere prima, Bravo. Ma è agile. Ma sì, giusto, è molto grosso anche. Ah, io dico quello, però non è un po' sprecato come CC laterale. No, perché ha una pigna di testa comunque a 90 di agilità, non è che... Lo sto guardando, c'ha 90 di agilità, c'ha 77 di balance, comunque abbastanza, cioè 81 di forza, c'ha 81 di forza, buono. Poi ha tiro al volo 92, pianta dei missili. C'ha 94 di long shot, c'ha un long assurdo. E come tratti che c'ha? Ah, il finesse ce l'ha, c'ha pure il flare, c'ha tutto. C'ha tutto, tutti i tratti, c'ha migliori. Sì. Ma come me, carta però... è completa, però cioè, io... tutti i tratti, tutti. Però guarda, 86-88, io questo lo mettevo CC centrale, non laterale. No, va messo a destra perché sono mancini. Vediamo se intanto carico. Vediamo. Pigno, eccola, è partita Pigno. Ma Ano che fine ha fatto, Fili? Mi ha invitato, ma dai, ciao, raga. Dai, buon anno. Quindi mi sono perso la squadraccia di Erosia, porca puttana. Volevo vedere che squadra era. Si era bloccato il mixer di Pigno. Sì, ci ha Messi, Eusebio, Gullit, Vieira. Cancello Sif, poi vedo 4-2-3-1, Neymar Junior, Ronaldo, e sicuramente Messi sarà il 96 sicuro. Vabbè, la mediana c'è la scarsa, eh? C'era Gullit, Madonna. Quale Gullit ha? Il Prime sicuro. Sì, il Prime, ciao. No, dai, mi chiamo Luca, ma che spazio è? Ma il tempo! No, io ho capito una cosa. Madonna, per poco non disegnava Gullit, mamma mia. E te l'ho detto, ma chi c'ha Gullit? C'ha pure la squadra davanti, eh? Batterlo è un problema. Ma fammi capire una cosa, se Pigno questa la perde, è fuori. Fuori. Madonna. Dai. Adesso sei sfigato a beccare Rozia. Cazzo, sì. Dai, Cancellino, pane e bio, non l'hai visto? L'hai visto? Forza Hazard. Buono, peccato. Blanc. Ah, c'ha pure Blanc dietro, Luca. Vabbè, ma questi c'hanno tutti. C'ha pure Blanc dietro, gli ha fatto un intervento automatico pauroso. Sì, Eusebio, meno male. Bravissimo, Ballack. Oh, Ballack ha fermato Eusebio in velocità. E poi sbagliato il lancio, però. Abbiamo bruciato in due secondi. Filippo è su Twitch, così lo seguo io. No, su YouTube. Su YouTube di chi? Suo? Sì, quello là, Parlocco. Come si chiama il canale? Perché sennò Filippo Fantini. Filippo Fantini, perfetto. Vai, Ballack. Dai, così, tra l'altro, Luca, guardalo, perché se succede qualcosa, io switcho, capito? Sì, sono il 75esimo della mia partita e lo guardo, è finita. Top. Mamma mia, Cristiano! Mamma mia, tiro importantissimo di Padi. Anzi, ne metto due in contemporanea, una sulla PlayStation e una sul televisore, così le vedo tutte e due. Top. Mamma mia, occasionissima di Pigno, occasionissima con Cristiano. Bravo Cantè. Mamma mia. Come ti sembra, Rozia? Si vede che comunque... Allora, punta molto sull'individualità.
perché ha uno squadrone con quella squadra che ha Alessandro Gippi, però ha fatto un errore grave. Non ne abbiamo saputo spostare la ripartenza. Ha fatto un errore grave con Alessandro qui. Ha perso palla. Secondo me lo sta un po' sottovalutando Pignone, non Pignone, lui a Pignone. Sì, sì, è chiaramente chi è magari dice vedo che un po' lo so, ma poi ha visto la squadra, dice beh, questa vinco sicuro, cioè c'è la squadra che lui c'era nettamente più forte, ma pure si va tende bene, a fare questa cosa. Mamma mia, 1-0 per Erosia, ha fatto la solita azione, ha fatto la solita azione quella lì che dal centro te ne vai verso una delle due basse, tutta classica, tutta classica, è sempre la stessa cosa. Si crea il buco in uno dei due lati, si crea il buco e viene sfruttato. Tiro dritto per dritto, ignorante, cioè non senza mira, tiro sul primo palo, gol. 1-0. Finalmente. Questa azione è difficilissima contrastarle. Sì, ed è quasi impossibile. Lui sa che devi essere bravo a portiere a capire dove tira, solo quello. Mamma mia. Guarda Messi come parte. Guarda quel Messi come parte. Ma è forte Messi. 96 secondo me è veramente forte. Ma è fortissimo. Ma chi dice che non è forte Messi è matto. Il 96 è un mostro. Sì, 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 sì. Solo come tocca la palla già si dribbla l'uomo. Sì, ha un primo tocco pauroso, il primo controllo. Dai, dai, dai Pigno. Che poi vedi, usa tantissimo Vieira. Cioè, lui i difensori non li tocca mai. Ci avvierà il bullet che fanno. Vabbè, ma non servono. Se sì, tu c'hai quei due, lo so. Te l'ho detto. Che cavolo devi. Ma neanche li tocchi a loro. Difendono da soli pure Gullit e Vieira. Meno male che lì ha tergiversato. Però riparte Luca, sempre nello stesso modo. Riparte che in pratica ha i terzini nostri che si accentrano e creano dei buchi assurdi lateralmente. E lui sfrutta questa cosa. È un contropiedista, mamma mia, meno male. Subito azione per il verde. Ciao Ale. Purtroppo Pigno ha beccato Pigno Rosia e padre Ano. Filippo sta 1-1. Filippo è 1-1. Ah, minchia. 1-1. 1-1. Sta giocando, adesso sta attaccando Filippo. Vediamo. Dai, Pigno, Pigno, che occasione Filippo. Insomma, Rosia. Qui Filippo se l'è mangiata. Sì. Mamma mia, c'è avuto un'occasione. Che gli ha fatto? Mamma mia, Filippo sta giocando benissimo. Lo sta ubriacando di skill davanti. Andiamo da padre. Dai, Filippo, mamma mia. Lo vedo in squadra, sta partita, sì. Si vede proprio. Mamma mia. Come si è sgranato. Attenzione! 2-1 in diretta! Bella azione! Bella azione! Sì, sì, l'ho visto ora. No, ma te l'ho detto, si vede, gli gira proprio la squadra, riesce a fare i so veloci, come controllano la palla, già se la portano avanti bene, si capisce subito se è partita o no. Sto gioco è così. Non c'ha sta squadra, ma è una squadra di merda, c'ha Rerix e Son. Ma che squadra ha questo? Ma non è Dottore Rano. Ma chi è? Non è Dottore Rano? Non ha beccato Dottore Rano? No. Ma questo, ragazzi, c'ha De Bruyne. Ma squadra c'ha De Bruyne, Eriksen, Neymar. De Bruyne Son, ma che squadra è? Ma ha beccato allo scudetto del Marsiglia, non può essere Dottore Rano. Infatti, allora chi è che ha beccato Dottore Rano? Che avevo capito Dottore Rano? Tutti dicevano Ano e alla fine non era il dottore, però no, ecco, questa squadra qui non credo. Qua fuori gioco, ha aspettato troppo Ronaldo. Quello c'è una squadra da 200 milioni di grammi. Ma Ronaldo, a parte Rio Ferdinand, gli altri se li mangia, il fenomeno. Sì, cioè, lo vedi come li brucia. Pensa al 96 quell'altro. Ma non ci voglio pensare. Anche se qua sì, infatti anche se questo qua 90. Anche se questo qua c'ha 89 di forza fisica al 94. È come ogni 90. Anno, anche l'anno scorso era così, il 94 era più forte fisico. Ma ti rendi conto che cavolo di fisico che c'ha, che questo lo tocchi, lo sposti. Sì, l'anno scorso era così Ronaldo,
Bravo, Filippo. No, peccato. Doveva passarla a Ronaldo. A Ronaldo doveva passarla. Saltante il portiere. Filippo claro. Deve chiuderla, è più forte dell'avversario, però non deve tenerlo in gioco. Sì. Questo gioco è infame. Milan aveva fatto un bel movimento, meno male che ha chiuso benissimo. C'è solo tempo, intanto Vigno contro Erozia. Quanto sta Gianluca? Ancora 1-0 per l'avversario, che quanto so prende 8.000-9.000 euro al mese, quindi pacchio. Bene. Ma quello che addirittura si mette a fare la skill lì, rischiosissima. Ma chi? È l'avversario di Filippo. Sì, vabbè, ma infatti è scemo. Ma come... questo come ha fatto con questa squadraccia arrivare fino a qua? Applausi per lui, eh. Veramente? Cioè, una squadraccia proprio, Son, ma gioco Son... Son, mamma mia, Eriksen. Ma tra l'altro gioca pure in casa. Quasi meglio il Lozano, quasi meglio il mio Lozano a due d'intesa. Quello proprio. C'ha solo la difesa. 2-0 Erozia. Eusebio di testa sulla ribattuta. No. Dopo la traversa. Quindi fuori casa sta... soffre tantissimo. Sì, anche con Renzo ha perso 3-1. Fortuna in casa ne aveva fatti 4. Peccato Rivaldo. Bella l'idea. Però vedi perché Rivaldo non deve fare il CC laterale. Là c'era un Neymar, la prendeva. Neymar, no, non la prendo uguale. Non c'ha contro il difensore Sandro. Pallata. Ha fatto un pallonetto assurdo Neymar 3-0. Figno, finita. Ma... no, finita no. Vabbè, c'è ancora il ritorno. Con avversario. Con quella squadra è pure forte, deve fare un miracolo. Sì, deve fare un miracolo, ovviamente. Sì, deve fare un miracolo. Però in casa, se gioca come ha giocato con Renzo, che l'abbiamo visto, ha giocato veramente bene. In casa deve mettere pressing costante. Se finisce 3-0, deve inizia con pressing a manetta e cerca di fargli subito 1-2 gol. Sì, certo. Renzo era molto più scarso rispetto a Rozia. L'unico modo è provare a fare un pressing, tanto se perdi, perdi, se pigli due, altri due gol, 3-0 sono lo rimonti. Sì. È Filippo che deve chiudere. Sì. Però sempre ora sta attaccando Gianluca. E che comunque minchia lo zio, c'è una squadra assurda. E poi vedi, guarda un attimo Luca, cioè lo allarga sempre, lo allarga 3-1 di Filippo. Bravo Filippo. Dai. Soffre questa manovra, se tu lo stai vedendo anche Alessio, che in pratica sì, Rozia allarga subito e poi si crea il buco lateralmente. Palo dell'avversario su kickoff. Sì, poi se ne buttano molti verso il centro dell'area. Lo stesso Gullit, che lo sta usando mediano, si butta subito come trequartista. Se ne butta, non so se che cosa utilizza, ma... si butta subito avanti. No, gol dell'avversario, 3-2. Ah, peccato, cavolo. Ma guarda, ma quasi sembra Parmeline lo zio, ma tu lo vedi? Sì, sta girando al portiere, mamma mia. Gioca molto ragionato, fa delle cose però pazzesche. Guarda qua. Un controllo assurdo nel Marley. Ha fassegnato? Sì. 4-0 oro zio. Sì. Ha fatto un'azione con Neymar, ragazzi, un controllo pauroso, dai. Sì, ha fatto un'azione incredibile. Poi è stato solo il palo, cioè poi c'è Gullit che arriva là, sempre in aria. Nonostante sia mediano, insomma, si è trovato subito sulla respinta. Gullit è un giocatore totale. Cioè. Che tra l'altro è il 90, io pensavo fosse il prime, invece è il 90. Oh, Filippo, 4-3. Sì, infatti, il 90 poi è anche molto offensivo. L'anno scorso, infatti, è usato anche esterno. Anche il CG esterno. Sì. Bravissimo. Dai, invece il prime era più caratteristica da mediano, poteva anche farlo, infatti utilizzavo anche io come mediano a fine gioco. A me mi ha fatto, penso, su 15 gol che avrò fatto, 16, incredibile, 4-3 dell'avversario. Dai, kick off.
Kickoff, gli ha subito segnato da kickoff. Che palle, dai. Questo, ragazzi, ho capito perché è arrivato qua. Questo sa fare bene i kickoff e tira di prima appena c'è la palla. Stoppa mai. Vabbè, questo lo fanno tutti. Infatti sono stoppato, vediamo. Dai, Filippo. Cioè, 4-3 con questo non ha fatto un tiro in porta. Cioè, è riuscito a fargli 3 gol senza fare un tiro. Mamma mia. Ah, peccato, Pigno. Qua c'è un'occasione con sulla punizione, l'ha sprecata. Questo sta a dipendere tutto. Gioca con 20 punti poi questo Mbappé, Ronaldo, Eusebio, Willian nel momento in campo. Tutti ce l'ha. Guarda il buon Raggia, però vedi che come Filippo gli dà fiducia a Raggia Nainggolan. Invece di usare... Oddio, ma qui cosa ha fatto Walker? Cascò da solo. Sì, è cascato, ha provato a fare l'intercetto. Beh, il culo Madonna! E torna sempre. Madonna, guarda Nainggolan lì! Fondamentale! Fondamentale lì Nainggolan. Che palla di Ballack! Ah, peccato, bella, lunga. Bella, peccato. Forse qui è troppo difficile, ha cercato l'idea impossibile, Filippo. Sì. Perché altro il dosaggio era difficile, il dosaggio dell'ancio. Sì, un passaggio là così è difficile. Sì, ma Filippo si sta mettendo paura. Ma sì, tranquillo. È nettamente superiore, cioè, ma di tanto, sia di squadra che di giocatore, cioè. Beh, buono, però buono il fraseggio qua, molto buono, buonissimo. Sì, ma esagero. Peccato, sì, poi alla fine troppo piacere, troppo, si piace troppo lì, a volte. Ma lì dai la rasoterra, semplice. Esatto. Qua bravo, bravissimo Ramos. Sì. Dai Filippo. Semplice, fai due passaggi e tira. Tira. Natch. Ha tirato male purtroppo. Sì, sì. Ma neanche Time Verde. No, Time fa sì male. Posso solo il portiere. Se tirava bene col time giusto. Ma guarda che rimpallone. Guarda che rimpallone per Neymar. No, ma questo sta giocando in casa. C'ha molto, molto culo. Che cazzo. Gioca in casa. Ramos è stato bravissimo. L'ha seguito nel lato giusto. Tutti i rimpalli, ma poi tira da casa sua. Tira da casa sua. Sì, ci prova. Tira, spera nel rimpallo. Spera che la palla gli torni. Tira respinta, porta vuota. Spera di fare. Prima ha fatto un gol così con Son. Ha capito di essere inferiore e fa così. È normale. Che pizza, sta crocchetta super abusata. Sì, infatti. Vabbè, ma perché è facilissima da fare. Sì, è facilissima da fare. E poi veramente calcio di rigore al 93esimo per Rozia, fuori tempo massimo. Ah, addirittura. 5-0. Minchia. Purtroppo niente da fare. Filippo adesso deve fare possesso palla, deve portarla a casa. Ma ragazzi, vantaggio. Non fischia più. Sono al 95esimo, da 2 minuti di recupero. Cioè, quello ha battuto il rigore, ha fatto un'altra occasione dopo il 5-0, sta ancora continuando a giocare. Sono al 96esimo e Rozia ancora sta giocando per fare il 6-0. Cioè, non fischia più. Pauroso. Incredibile. Clamoroso. Fischia adesso al 97esimo. Mamma mia. Po'. Finisci sta partita perché... vai Neymar. È finita, dai, almeno ha vinto. Ha vinto fuori casa, questo è l'importante. Mo gioca in casa lui. Sì. Sventano le bandiere del Bologna. Peccato. Secondo me la cosa che ho detto a Filippo, sai qual è? Secondo me, per esempio, quel Ronaldinho è forte, ma un Neymar 94 è più forte. Oh, ma va. Ma 100 volte, infatti gliel'ho detto, scusa, costa pure di meno, vendi quello, ti compri Neymar e Mbappé If, non sono meglio di Rivaldo e Coso come sulle fasce col modulo, secondo te? Sono d'accordissimo. Che possiamo fare? Sono superiori, cioè Neymar 90, cioè poi per ruolo sulla fascia, Mbappé è più forte, lo fa meglio di Rivaldo.
Dai, Filippo. Vabbè, è fissato che vuole arrivando. Ma che non è scarso, però io più che, sì. Più che Rivaldo non è... più che Rivaldo prenderei Neymar. Allora Rivaldo Ticciocci, Neymar sull'esterno, secondo me Rivaldo Ticciocci è più forte. Io infatti dicevo quello che ho detto all'inizio, metti Rivaldo Ticciocci centrale e uno più agile, è quello il fatto. Ma non lo può fare l'esterno Ronaldinho, non è così veloce. Se c'hai Neymar lo puoi fare, metti sì. Esterno e coso insieme a Mbappé e Rivaldo COC. Ma il live stream di Filippo è terminato per... sì, perché ogni volta lui quando lo fa poi deve rifare partire la sola... perché sta cavolata? Il coso farlocco ti regalano Santi Cazorla culo negli sì. Obiettivi fenomeno Santi Cazorla, mamma mia che ci fai, ma ieri sono usciti dei giocatori inutili, Isco, ma chi se lo fa Isco? Ma infatti ma sono utili per le sfide del rigone, quella ma sempre ma costa, no? Costa un botto, quanto costerà Isco 91? 100 erotti, cioè sì, e te lo dico subito, aspetta, te lo dico qua, SBC in pratica 91 però. Allora, Coutinho costa 140k e Isco 108k Isco. Ma uno può spendere 110k per Isco, ma che ci ma fai? Va, ma per favore, favore. Ma se vuoi fare sfide ci sta Modric che è 91 e Modric costa 80.000, cioè perché devi prendere Isco? L'unico mezza botta secondo me è Vananot perché ha delle belle stazze. No, perché Filippo rigioca in casa, scusa. Ma è scemo. Filippo sta giocando fuori casa di nuovo. Ma perché? No, ma ragazzi, ma... perché magari non riesce a trovare per un... No, ma devo arrivare... Stessa cosa Pignone, sta rigiocando un'altra volta fuori casa. Beh, ma lui sti cavoli a... Filippo non deve fare queste sciocchezze. Riavvi il gioco e lo trovi. Beh sì, infatti, basta chiudere e riavviare il gioco. Ma che gli dai... scriptata a lui per... pure. Boh. Vabbè, dai. Speriamo che non la paghi sta stronzata. Ma la Pigna giustamente non interessa ma nulla. Ma padre sta giocando in casa, non sta giocando fuori casa. Perché? No, sta giocando fuori casa. No, sta in casa sembra. Ragazzi... A me mi dice fuori casa. No, sta in casa, sta in casa. Ah, ma oh mio Giuseppe, perché a me mi si era riavviato... Hai visto lo stream di Biceppe? Ma l'ho capito io. Ti hai messo lo stream di prima. È normale, ho detto, o sono diventato pazzo io. No, infatti, Ale, l'ho visto anch'io adesso. Sta in casa, sta in casa. Ho la voce che rimbomba, dice. Beh, intanto già 1-0 ero zia, ha tirato una bomba da 35 metri col time di potenza verde, ha spaccato la porta. Vabbè, dai. È praticamente impossibile. Vabbè, ma lui è già forte, poi c'è una squadra da 15 milioni in più rispetto a quella di Gianluca, cioè, ma non c'è partita. No, infatti, non so come faccia a trovare le forze di giocare, quindi. No. Sai, quando c'è così... dislivello di squadra è uno è pure molto forte, ma se riesce a batterlo è un miracolo. No, infatti se dovesse capitare in altre competizioni che devo fare io, se becco questa gente qua cerco di chiudermi e fare risultato più o meno passivo possibile, devo dire la verità, perché diventa complicato. Non lo so perché ho la voce di bomba. Dopo ragazzi appena finisce la partita controllo. Guarda che culo che ha l'avversario di Filippo, ha sbagliato il Eriksen e gliel'ha fatto a seguire. Mamma mia. Quindi Bessero Zia veramente è forte forte, come ha fatto a perdere due partite? Infatti non si capisce. Questo gioco è talmente casuale. Andavano a due all'ora. Avversari avevano connessioni. Ma sì, purtroppo è così. Gorilla, guarda, Gorilla 3-3, cioè
È forte. Guarda che tu basta che giochi una connessione di merda, ti fa laggare a te che ti vanno a due all'ora, lui ci è abituato, te no, ti massacri. Ma sì, è difficile. Sì. Intanto stiamo guardando Filippo 0-0. Infatti, queste qualifiche dovrebbero essere su server dedicati, dovrebbero essere in modalità amichevoli. Ma quindi, Filippo, dopo ce n'ha un'altra ancora. Se passa, sì, è ancora lo Swiss, purtroppo. Sì. Dai, Filippo. Passa perché non. Questo vince tutti, oh, tutti i contrasti, impressionante comunque. Va, va. Sì, la teoria in casa o fuori con certe persone non c'è. Perché no, ma no, tuo Son, che non ha forza fisica, è un mostro. Il suo Eriksen di fisico non lo sposta manco Ballack. Cioè, incredibile, sembra. Oh, guarda, finalmente un gol di Pignone, dai, pareggio. Attenzione, mamma mia. Ma quanti dovrebbe farne? Dovrebbe farne tipo 5. 6. Dovrebbe vincere 6 a 1 contro la zia. Dico 5 oltre questo. Un po'. Sì, oltre questo altri 5. Deve succedere un miracolo. Un miracolo sportivo. Tipo Leicester. Perché 6 a 1 è veramente difficile. Già con uno pure scarso, difficile. Ma poi tira, guarda, Filippo, gol, e diamo. 1-0. Dai, guardi il fenomeno. Il fenomeno 1-0. Buono, dai. Ha messo pausa, quitta. Dai, non me lo dire. No, cambierà modulo. Cambierà modulo. Sì, se l'altro aveva perso il gol di scarto, magari quittava. No, beh, quittare non la quitterà mai. Arrivato a questo punto, quitti la partita, sei un folle. Mamma. Pauroso. Poi lo zia sta facendo con possesso palla infinito. Manca a dire ci puoi provare, perché fa solo possesso palla. Hai visto Nainggolan peso perché arriva, sta facendo un casino. Cioè, che ha fatto Nainggolan? Nainggolan tipo l'hanno messo fuori rosa, che dice che arriva sempre tardi all'allenamento, l'hanno multato e convocato per la prossima partita. Perché a Roma se l'hanno cacciato via. Sì, perché quindi, vabbè, una testa calda, va sempre a fassirare. Quindi rip di Nainggolan. Non lo faranno mai. No, Nainggolan è scandaloso, è veramente un uomo di poco valore, purtroppo. E là però Son aveva fatto una giocata. Sì, vabbè, la classica crocchetta sull'esterno che fanno tutti, cioè. La fa pure... Pure Clay lo fa. Sì, ma ormai tu... Quest'anno hanno semplificato il gioco facendo... La meccanica di time è molto alla fine semplice, basta che ti ci chiudi. E ste crocchette che sono stupidissime. Vabbè, dai. Qua tiro di primo, tiro di spalle, Ronaldo. Oh, mamma! E Rozia, cioè, ha fatto un gol che l'ha montato 3-1, sai, mi hanno perso già anche il 2-1, io Rozia. Infatti quest'anno facendo queste meccaniche più facili, sono un po' anche all'utente medio-basso di poter fare tutte queste cose. Pure anche Driven lo sapevano fare tutti, però almeno sì, c'era. Ma quest'anno vabbè, time è intanto io direi a Pigno che meglio di lasciarla perdere. Sta. Sì, al 40esimo. Lascerei perdere. Ha mollato proprio per l'orgoglio la seconda parte, deve, se no è meglio non farla. No, non la giocherò, no, perché comunque non ce la fai mentalmente. Cioè, abbiamo visto io ieri la prima con lo stesso punteggio suo, la giocata ho fatto sì anch'io con Dragon persa così senza subire niente, secondo me ce l'ho giocata sì, ma per l'orgoglio perché quando uno perde in quel modo poi può capitare, la seconda uno dimostra che è stato un caso, che non è no, sta mettendo pausa, penso che quitta. Vado, sì, penso di sì,
troppo di livello comunque questo qua. Poi quello sì, ce l'abbiamo purtroppo questo handicap, ma questo poi l'ho visto, si sa fare veramente in modo perfetto le meccaniche, magari adesso gli gira anche bene, magari ieri non andava così a lui, oggi gira bene, diventa... No, ma comunque diventa il controllo di Bale non è così malvagio, eh? No, però Bale non lo consiglio, sinceramente, non mi piace. L'ho provato... Niente d'eccezione, poco agile, un giocatore per me adatto nel 4-2-3-1. Questo gioco ci vogliono i giocatori scianti davanti, veloci. Comunque, ecco, ieri stavo dicendo Ale, tu hai sbagliato il modulo 4-2-3-1, avevo detto usarlo. Lo so che ho sbagliato. Anche Filippo l'ha visto la CPU, anche ecco Gabri che usava sempre il rombo, che è una madre, so, del rombo, ha messo il 4-2-3-1 lui, perché ha visto anche sì, lui la CPU è quasi come all'inizio, cioè, se uno mette pressing costante l'avversario non fa un'azione. Salve Tony, benvenuto in live, lascia un like alla live, così supporti il nostro canale, dove noi portiamo facendo, contenuti anche a Natale. Action Strange non lo so, guardate voi ragazzi, io sono sulla partita di Filippo. Ecco, devo vedere. Adesso. Ha vinto Action Strange. Dice, la prima ha perso 4-1, la seconda l'ha vinta in totale 5-4. Madonna, cioè, sta facendo il miracolo in pratica. Sì. La seconda 5-0 ha vinta. Madonna, cioè il miracolo l'ha fatto veramente. Sì, l'ha vinta la prima 5-4 e la seconda no, la prima perdeva 4-1, gli ha fatto 5-4, la seconda 5-0, ma io te l'ho detto che vinceva, non è niente di che, l'ho detto infatti, se andavo in vantaggio io la prima partita cioè avrei vinto, ma allora fammi capire, sì, al round successivo proprio Strange. Sì, è best of 3, ma pazzesco. Filippo no, che si è mangiato, che si è cacciato, che si è cagato. Sta giocando padre Tony. In questo momento è la partita di padre, che ha vinto 4-3 e ha tirato la centrale. Che poi gli è arrivata in pancia. Guarda, fisicamente. Ma l'hai visto? Sì, è resistito alla grande. Madonna, che rischio! Che rischio! Vuoi vedere che sto Son Footmaster era buono da fare? Cioè, ho capito, ma... Cioè, più forte fisicamente... Lewandowski, ma Ramos se l'è mangiato di fisico. Ma ragazzi, c'è un eco, ma non capisco perché ci sia eco. Ora dopo lo vedo il motivo, ormai vediamo la partita. Dopo controllo perché c'è l'eco. Strano. Ma chi lo fa l'eco di noi? Oh, io non credo. No. No, mamma mia che si è mangiato. Ale. Oi. Sto vedendo le statistiche. Madonna, Sì, 2-0. Sto vedendo le statistiche di questo Son. Cioè, tu dimmi come fa avere forza fisica a 66 di forza fisica. Ma io sto sentendo la live anche dal cellulare, ma non mi sembra che ci siano dei problemi di audio, raga. Se potete mi date un feedback, non lo so. Sentito ora, non sentivo dei problemi di audio. Tu Ale puoi controllare dal cellulare nella live. O qualcuno io? Quindi io faccio. Allora appena finisce questa partita controllo. Strano. Aldo. No, vabbè, che sta cavolo. Kanté ha segnato, incredibile. Che schifo. Sotto l'incrocio.
senza neanche time ha tirato di potenza, di potenza ignorante. Che schifo. Che guarda la... Vai, vai, vai. Boh, minchia verde. Oh, oh, ogni volta che fa verde, ogni volta che fa verde becca sempre lo stomaco di qualche difensore. Incredibile. Comunque Kanté c'ha il tiro migliore di Gullit. No, veramente, ma poi senza mirare. Tiro sì, senza mirare, senza time. Ha tirato così, tanto per questo non fa mai il time. No, tira tanto così per tirare. Guarda, guarda. Mo' l'ha fatto. E ha beccato la testa del suo, meno male. Dai che l'hai visto, bravo. Vai Nei, vai Nei. Grazie, grazie a resistito, bravo. Ha ammonito Rio Ferdinand. Filippo, vedi, per fare il, diciamo, lì con Rivaldo da fare il 3-0 si è messo a fare il palleggio per tornare indietro. Cioè, no, ma fa parte, chiudila, ma lì devi chiuderla. E poi mo qua ti fa il 2-2 con Bale e giochi gli ultimi quarto d'ora che ti caghi in mano. Gol e vai, chiuso. Bravo, bravo. Ronaldinho. Comunque non so, stavo parlando un po' con Exxon Stranger, Sean Allen ha cambiato un po' la squadra, ovviamente ha giocato contro di me, l'ho un po' influenzato perché ha fatto un po' dei cambi così improvvisi, un po' strani. Ha shoppato 10.000 euro, mo c'ha Gullit. No, era peggiorata la squadra. Ancora di più, era... Sì, quanto so, ha detto non faceva i time finishing, questo ieri ti faceva tutti anche col tornado, non so se ha cambiato player in corsa, no? Comunque no, Filippo, hanno... Filippo è passato. Comunque abbiamo due giocatori adesso, quindi Strange e Filippo, sì, giusto? Sì, scusa, sì. Ma digli a Strange di mettere la live, di streamare la partita, così lo vediamo, no? Non lo so se può, non lo so se può. Quando non lo vediamo, se non lo fa. Gol intanto 3-2. Si vedeva da un chilometro. Comunque niente, 6-2, questa compagnia ancora sta giocando, ci prova con le ultime forze. Partire di tennis, non molla mai. Troppo orgoglio, ovviamente. Io avrei già mollato, sinceramente, farmi questa falsa, questa merina da erozia, non l'avrei digerita, sinceramente. Quanto è finita la partita? Sta ancora 6-2 per erozia al secondo tempo, adesso sta per fischiare. 6-2? Sì, è finita 6-2 ora, 6-2. Un avversario al di sopra. Attenzione, Iron, ma si sente tipo male la mia voce, allora, non ho capito. Si sente come, sai, quando è casa vuota. Tipo l'eco. Tipo l'eco. In effetti casa mia è vuota in questo momento. Infatti, compra più mobili. Non lo so. No, vabbè, ora controllo dopo le impostazioni audio, forse il volume è alto. Tanto ormai la partita è finita. Dispiace per Gianluca, perché comunque le capacità ha dimostrato di averle, però... ne ha di più erozia, anche perché la squadra è quella che è, sa sfruttare le diverse situazioni. Erozia, sì. Mm-hmm. Purtroppo. Queste due partite... Ditemi adesso, ha fatto ragazzi, tutti i milioni in più. Ditemi se adesso si sente ancora l'eco. Come si sente ora, forse come audio? Un po' meglio. Se era forse troppo alto l'audio mio. Com'è adesso? No, va bene? Parla. Parlo? Ok. Sorry for now. Sorry for now. Comunque, grandissimo padre che comunque ce l'ha fatta contro Ano. I complimenti. Top. Intanto Pigno. Quindi vediamo un po' il bracket. Non vuoi ridere? Appena arriva Filippo glielo diciamo. Aguilar ha battuto Principe. Quello che ha giocato contro Filippo prima. Quindi, cioè, quello che abbiamo visto in live era appunto vero. Era un buon giocatore.
era un buon giocatore, quindi era un buon giocatore davvero. Poi resta Arthur contro Coco, quindi penso che Luca sarà contento. Mentre su Xbox Tex ha vinto. Ale. Oh, Pigno. Giallo. Giallo. Ale. Ti sento purtroppo. Attenzione alla rientra. Guarda, oh, guarda sto spastico, che squadra di merda che Kuma aveva. Oh. Oh, vuoi ridere, Filippo? Ascolta, guarda che Daniela Aguilar ha battuto Principe. Ah, sì, quindi era un buon giocatore, capito? Cioè, no, ma bravo, è bravo. C'è cioè, da dire. Fili, che hai fatto? Ha vinto. Buono. Pigno aveva la squadra troppo forte. Rosia, purtroppo. Sì, hai perso. Io ho straperso. Non ho perso. No, io questo qua, oh, il mio era scarso. Non so, infatti, come cazzo abbia fatto. Però c'è un culo incredibile, no? Ma qua, regà, ma quanti rimpanni hai vinto? Sì, perché Son ti ha tenuto di fisico Ramos. Ma io a un certo punto ho piantato un urlo al decimo rimpanno perso, che per fortuna non c'è nessuno in casa. Cioè, non ne potevo più. Questo sì. Non sapeva giocare, andava avanti di rimpanni. Pensa che merda, oh. Top squadra. Sì, ma comunque eri 10 volte superiore, Filippo, 10 volte superiore. Ma sì, ma c'ho anche 10 volte di squadre, mi rompo il cazzo che il mio fenomeno diventi uno stupido qualunque e gente con Son Footmas mi scopi la mia difesa, mi dà un fastidio incredibile. Cioè, cazzo, vedere Son Footmas che mi distrugge Ballack, Ferdinand... Guarda che Dagnolf ha vinto ancora qua, potresti beccarlo, Dagnolf. No, spero di no, che due coglioni, non è spostato nessuno. con la connessione cancro, Gritti ne sa qualcosa. Intanto Denuzza ha perso. Denuzza ha perso 6-2, sì, magari sì. Becca Strange. Ma ascolta, no, non può essere, che Strange è su Xbox. Appunto, e Denuzza dov'è? Pensavo parlavi di Principe, scusa. No, sì, ho visto che ha perso contro l'Irix Denuzza. Dico, quello che stavo dicendo prima, cioè nel senso che Aguilar è un buon giocatore, secondo me. L'ha dimostrato. Cioè, non è che tu batti Principe così. Poi purtroppo non vediamo il risultato, quindi... Crazy Fat Gamer ancora dobbiamo sapere. Mastro Squad ha vinto. Attenzione Tony, il grande padre, sei il mio idolo. Top. Chi ha scritto? Tony, a occhio. Tony. Gabri ha battuto Ajax Dani. Attenzione, sì, sì. Gabri è in formissima, ha battuto, pensare. Tutti i francesi Capital Ray l'ha fatto fuori con 9-1, li sta distruggendo. Sì. Daxu ha battuto. Daxu si l'ha quittata, vinceva 7-0, l'ha quittato. Quindi andiamo a vedere un po' chi è stato eliminato. Allora, attenzione, anche Enzorello 5-3. Enzorello 5-3. Crafty 5-3. Diogo 5-3, Ryan 5-3, gli altri vabbè li sapevamo. Mi dispiace per Enzo. Invece andiamo a standing PS4. Mamma mia quanti sono. Vediamo. Ancora non si sa che si fatto quanto sta. Bellissima sfida. Quindi Filippo adesso gli manca l'ultima vittoria per andare a Best of 3. Sì. Sì. Anche Fenzi è stato eliminato purtroppo. Anche Fenzi? Contro chi? Pure Principe, quello è il problema. Io. Come? Ah, Daniele ha perso contro quello spagnolo. Sì, dico 6-2. Vabbè, sì. Ah, quindi quello era forte, quindi quello. Ma l'ho detto prima.
anche Ajax Levi sta 6-2, tanti stanno forti 6-2. Zim. Tanto adesso chiunque incontri il livello è quello, quindi devi battere tu. Tanto se vuoi arrivare tra i primi quattro devi battere tutti, quindi. Vabbè, sì, quello quindi è inutile adesso andare avanti e poi rosicare perdere e arrivare in... che magari mi incontri il più scarso davanti. Dai Filippo, dai, che best of 3 è molto sì. Che non conta se sei fuori casa in casa. Il mio fenomeno qua, che partitone. Vabbè ragazzi, io vi lascio. Non rimani a commentare con noi, Gianluca. Io c'ho da fare QL perché mi faccio portare la console indietro. Va bene, dai. Bravo. Grazie, ciao Vigno. Raga. Ciao belli. Ciao. In bocca al lupo, Fili. Top. Credi? Top, ma che risposta è top? Ma top un cazzo, gli crepi. Top, beh, dai, comunque Fili è stato bello fino adesso, arrivava fino all'ultimo round dello Swiss. E poi niente, ci abbandonerai come tutti, Fili. È probabile. Tanto sto avendo una discussione molto interessante. È molto grave questa cosa che sto leggendo, allora. C'è pure, no, Stefano Pinna è l'ultimo che mi manca qua. No, un po' ne manca. Chi ci sta? Chi è il più abbordabile per ora di 6-2? Nessuno. Non ci sta uno un po' più scarso degli altri? C'è chi... Forse sto Xextutam 96. Chi è? Non lo so. Cioè, sono tutti forti. Ma tanto, meglio incontrare un top, almeno se devi perdere, perdi con uno forte. Adesso mi match con Principe, easy proprio. E vabbè, te la giochi. Ma quando escono il bracket della prossima? Eccomi qua. Breve. Purtroppo Renzo una chiamata. Pigno non ha vinto. È una partita difficile. Chi è che non ha vinto? Pigno, no? Purtroppo. Pigno. Allora, vediamo un po'. A me sono sbrigati tutti. Daxu ha battuto Crafty. Ah, quindi in sorella aveva perso contro appunto Tulip e X Noir. Renzo, ma com'era questo qui? Era forte? Se sei ancora in chat. Chi è che ha perso? Non ho capito. Renzo. Renzo chi? Parave.
Non ho sentito Ale perché laggavi. Renzo Parave contro Tulipe X Noir. Ah, okay. Io non li conosco su Xbox. Chi è Tulipe X Noir? Manco io lo so chi è. Comunque gli ha fatto appena un gol Bayer col suo 75 di long shot, Ale, top, da 30 metri. Top, fortissimo. Sotto l'incrocio easy. Fortissimo. Ma io non ho dubbi sul mio piccolo Ben, fortissimo. Il piccolo genio. I valori finti delle statistiche. Ma veramente, ma dai, ma 75 era troppo poco, ma se già... Ti posso dire che vale, mi facevo un sacco di gol da fuori, è impossibile. Sono false ancora, cioè, le carte, se tu guardi le statistiche di alcuni giocatori sembrano fenomeni, quali però gli fanno schifo. Sì, sì, sì. Scabò ha battuto Zimme. Scabò 84. Zimme, ammazza. Madonna. Bravo. Bravo, complimenti. Arturo Vidal ha vinto pure. Mazza, bravo. Contro Brunisco. Che è successo? Lo conosco. Arturo Vidal ha vinto contro Brunisco e Scabò contro Zimme, Ale. Ah, Arturo Vidal, sì, mi parla sempre bene Luca, me ne parla sempre molto bene. Mm. Infatti, anche Cresi ha vinto. Buono. Sta pezzo con Filippo, però ancora in gioco. Sì, buono. Sì, meglio più degli anni sono. Sì, meglio è. Quindi invece su Xbox manca solo Capitan Ray per chiudere il turno. Chi è uscito su Xbox? Non ho visto i risultati. Borto Wins ha perso. Borto ha perso. È uscito Borto, peccato. Un Ajax Daniel, peccato. E FJ era forte. FJ, sì, purtroppo. Anche se ultimamente non ha fatto benissimo nei qualifici. Dexter sta vincendo tutte, ovviamente. Painter ancora in gioco, ovviamente, ragazzi. Ancora Tex ha battuto pure De Nuzzo? Tex ha battuto sì, pure, prima ha battuto. Le uniche sconfitte che ha avuto De Nuzzo sono costate contro Lyrix. Che Lyrix Pignolo aveva battuto, se non sbaglio. Vince sempre, come fa a vincere sempre sto ragazzino? Non lo so, ma non sarà un fenomeno lui, ragazzi, cioè non è che... Tex è di un altro mondo, anche quando c'è gioco contro riesce a inventarsi qualcosa. Infatti, ragazzi, è inutile che ci giriamo attorno, è forte proprio. È forte. Zidane intanto, hai visto, è tanto... Da voi infatti, è lì Zidane. È sempre lì, ma non solo adesso, c'è sempre arrivato. Sta andando avanti a testate. Sì. Sta andando avanti a testate sto Zidane. A testate. Fra questi rimasti, tutti quelli quasi che ho incontrato io, ora che sono ancora in vita, ovviamente. Ottimo. Sì, sì. Comunque è scarso Roy Sale, ma ha fatto 3 gol col time rosso da 40 metri. Top. In VL c'è neanche Mandzukic. No, è vero, Mandzukic in VL. No, sì, ma lui l'ha detto per un motivo, però. Sì, ha detto per dire che Royce lo puoi portare lì, va. Ho sbagliato. Terlo punta centrale, non può giocare a punta centrale. Dai, Luca, ma tu hai una squadra da 4-2-3-1 perfetta, la esatto. Prima, col Gullit COC che è un fenomeno. Ma Gullit ci diceva, cioè gioca Bayer COC, è troppo forte. Vabbè, quello che volevi, ma comunque era un 4-2-3-1, potevi farla. Lo so, infatti ho sbagliato. Perché prima della patch del 2 giorni prima, al rombo mi ci trovo benissimo. Riuscivo a bucare sempre quasi tutti e invece adesso con la CPU così è impossibile. Lo so benissimo, ho visto anche io, però poi ho capito, cioè è un po' troppo tardi, 4-2-3-1. Purtroppo è l'unico modulo che si può usare in questo infatti gioco. Lo usano tutti, cioè, tutti 4-2-3-1. Tutti, solo 4-2-3-1. Solo 4-2-3-1. Neanche 4-2-2 usano più, ho visto veramente. No, fa schifo il 4-2-2. Purtroppo è difficile usarli. Pazzesco. Ma gli accoppiamenti tra quanto escono di PlayStation?
fratello di Dio. Alice, ha qualcosa di accoppiamenti? Allora, aspetta. Xbox, questa ancora c'è, no, Capitan Ray. Mentre PS4 manca sempre, ne mancano due. Lucas Digno. Gli altri un altro quarto d'ora almeno. Sì, che palle. Sta cosa ogni volta mi triggera un botto. Lo so, pure a me. Mamma mia. Oddio, ho ritrovato un vecchio screen sul mio cellulare che c'ha... visto il cloud di Apple che mi ha caricato le foto vecchie di una delle prime foto di FIFA 18 in cui c'erano i kickoff super potenziati, lo ricordi i primi mesi? E con chi i kickoff a gol, chi se lo scorda? Io mi ricordo, ecco, c'ho io mi ricordo una partita di Principe 11 a 9 io una partita lo screen 10 a 9 che ho vinto. Madonna. 11 tiri a, no, a 10 tutti i kickoff, ci stavano, io facevo il kickoff e me lo rifaceva lui, tutti così, pazzesco. Che schifo di gioco, mamma mia. 10 a 9, ma che è? Tennis, manco. Finisce a 6 il tennis. Che schifo. Ma, intanto Dagnolf va sempre avanti, incredibile. E certo. Dai, descrivici le tue partite con Dagnolf, Gritti. Vabbè, che devo... Ma che sia tipo mezzo ban bloccato, ho sbagliato modulo, però qua c'è, cioè, laggava tanto, lui non ha una bella connessione, mi andava proprio, attenzione, non ha una bella connessione, vabbè, che devi fare, purtroppo quando mi controllano se l'allungano, come faccio, anzi che non ho perso 12 a 0 veramente. Grandi sfide contro Padre P. Intanto in Weekend League è proprio, hai visto quando ci mette due a caricare l'avversario e non te lo trova mai? Mm-hmm. L'ha trovato, che PS4 hanno finito ed tutti, è uno forte. Finalmente hanno finito tutti. Hanno finito tutti su PS4. Mola fra 5 minuti esce. Quindi il tuo amico Coco è se l'hanno buttato fuori pure. Coco? Sì, purtroppo anche Pier Giorgio, 5-3. E... Ah, c'è pure Zim da prendere nel caso. Ah no, l'ho visto. In pratica 6-2 ci sta Zim, Principe, Ajax, Lev, che... ma non penso che può ribeccarlo, no? No, non penso. Lucas, Drifty... Rasta Arthur, che ha fatto anche buoni risultati prima, proprio durante. Rasta Arthur è fortissimo. E poi, ancora, guarda quanti ce n'è. Dagnolf è sempre 6-2, anche Cresi è 6-2, Stefano Pinna sarà 6-1, 6-2. No, Stefano Pinna è 7-1. Addirittura. È passato, Arturo Stefano Vidal è 6-2. E basta. C'è Andoni che è un altro fortissimo. Andoni PM, sì, forte, Andoni. Forte. Top. Top. Ora chissà quanto cazzo ci vorrà. No, 5 minuti 10. Che palle, cioè non poteva esserci meno persone che andava al best of 3 almeno. Ecco, vediamo, è uscito? È uscito? Vediamo che ho preso, dimmi tutti tranne Dagnolf. Aspetta, aspetta, che carica. Che cazzo è gli Arcune qua? No, 10, scusa. Mai sentito. J.R. Arcune, boh. Almeno non è uno famosissimo, dai. GRA Cule 10. Mai sentito. Che cazzo è? Cresi contro Andoni. Gliel'hai tirata tu, Pio. Gliel'hai tirata. Arturo Vidal contro Easy Roz. Poi Dagnolf contro Aigun.
È forte con Principe contro Mensuil, non so chi sia. Ajax Bob contro Scabot. No, un altro spagnolo, che due coglioni. E Gitax ha preso il bye, mamma mia. L'avresti voluto il bye, vero Filippo? Madonna. Maestro Squad contro Dami Hulk. Mentre sui... Ora c'è, cioè, dovrebbe esserci... Per l'Xbox adesso dove bisogna vedere? Si apre l'altro bravo. Lo stage 2? Sì. No, è dopo. Dopo. Top. Per il bene della live, guarda cosa mi tocca fare. Vai, rendimi fiero, Fili. Speriamo. Adesso dai. Almeno sono contento, dato che non sono in forma ultimamente, essere già arrivato qua. Buono, adesso... No, ma dai, anzi, hai giocato bene. Spagnolo di merda. Dai, così ti voglio. Bella. Ora mi metterà Keita Baldé in panca. Mamma mia, poi guarda quel Rivaldo, c'ha la faccia tipo un pochettino da troll. Sì, è un po' mostro. È un po' trollone, Gricchi. Sì, ci trolla. Bello che qua continua, però non lo fa. No, sempre fermo. Anch'io sento odore di pancetta. Non posso mangiare. Vorrei almeno 10 like, visto che io non posso mangiare, ga. Odiosi gli spagnoli, gli Iron D. Già immagino come lo dice, odiosi. Che poi in pratica lui c'ha soltanto come sub a Sané e a Coso e a Dembélé. Dai, Filippo, mi fermo lì. Ah, lo sta muovendo, attenzione. Bella Glitched, benvenuto in live, soprattutto lascia un like per diciamo aiutare il canale a portare questi contenuti competitive. Siamo con Padre Pio. Nel frattempo Gritti, sento il pad che viene disintegrato. Era a pranzo fuori, beato te Glitched. Io diciamo che domani è il gran giorno del pranzo. Eccomi. Attenzione. Stavo controllando delle cose e sono successo un casino grave. Che è successo? Abbastanza grave. Dei problemi con varie società che però non ci interessano al momento. Incredibile. Ma società e-sports o società calcistiche? E-sports, quanto riguarda l'ESA, la storia di Bazzani. Eh? È successo un casino, non so se dopo ne uscirà fuori questa storia, ne già, quindi meglio non parlarne adesso. Ho capito, poi allora mi informi, caro il mio Alessio. Sì. Colpo di scena. Che poi, scusa, Buzz, se non sbaglio, aveva perso contro chi era? Non ci penso. Comunque, come sì. Siamo messi? Siamo messi che c'è il nostro caro Padre P che si sta facendo anche il mercato nel frattempo. Comprate tutti Pavlenka e Batshuayi. E poi sta 6-2 e giocherà contro uno sconosciuto che non conosciamo. Tu lo conosci, Ale? Che è il nome stranissimo, aspetta che te lo dico. È GRA Cule 10. Mai sentito. GRA Cule 10.
No, forse c'è uno che ha giocato l'anno scorso su Xbox e che è passato a Play. Madonna, che squadra che c'ha, ragazzi! Lo so. Che squadra che c'ha, ha piccato Mbappé If, c'ha Cruyff, Mataus, Vieira, Maldini, De Sei Lì, Prime. E poi c'ha, vabbè, è una squadra forte. Ora capiamo perché sta lì. È Ronaldo, ovviamente. Vabbè, la squadra... C'è l'incubo Cruyff. Incubo. Tiri a giro a go-go. Tiri, spalli, girato, come... Ma intanto Grittone me lo ha bocciato, Cruyff. No, è forte Cruyff, però è più forte Eusebio. Top. Attenzione, quindi già sappiamo quale sarà il prossimo giocatore che vorrà Gritti. Mamma Eusebio. Mia. Che dici? 3,5 milioni. Eh sì, chi ce l'ha? Parliamo con lo sponsor. Siamo sponsor, aiuta. Squadra umile comunque, già. Mamma mia, umilissima Iron D. Anche se secondo me alla fine vai alla pari con padre, no? Cioè come qualità della squadra. Forse sì. Cruyff meglio di Rivaldo sicuramente. Quello fuori di dubbio, fuori ogni dubbio, però insomma non ha il fenomeno. Quello sì, però per dire Ronaldinho è comunque una scelta singolare, no Alessio? Forse solo padre c'ha Ronaldinho in questo torneo. Ronaldinho è fortissimo, sono più il prime secondo me, proprio ha un costo spropositato, quindi optano per scelte differenti, magari usano quei crediti in altre reparti. Mm-hmm. Questo ad esempio l'ha usato magari difensivamente, o dove ha Maldini 92 ed è stato prime. Difeso. Mamma mia, là intanto grandissimo De Gea. Ma questo copre bene il campo però Alessio, sembra sicuramente fa il pressing sul primo controllo, perché vedo come si avvicinano i giocatori, ce n'ha tipo 4 o 5 una volta persa la palla, vero, perché i prossimi prestano appena il perso palla, 4 persone sono andate subito addosso, sia centrocampisti che il terzino, quindi mi sembra più persa palla. L'ho visto adesso con il Ronaldo non controllato da lui. È andato addosso al DC, è andato addosso al DC di Pio, quindi sì. Commento tecnico di qualità di Brave Eagle. Mamma mia, il nostro Paolo Di Canio. Che si notano mai giocando, il mio commento è orribile. Ma tu hai visto Paolino Di Canio, che io lo guardo spesso Sky, ieri era che commentava la Premier... Mamma mia, cosa stava creando? Paolino ormai si è fatto un bel personaggio. Rischiava di essere cacciato fuori per una cazzata. Vari cavolata che ha fatto, insomma. Però vabbè, ma alla fine uno volendo si può anche tatuare quello che cazzo gli pare. Infatti, non è che alla fine... era la parte sua, assolutamente. Infatti è rimasto un posto dove era, insomma. Infatti. Per me è di una qualità incredibile Paolo Di Canio. Sì, poi ha vissuto il calcio in Premier League, ci ha giocato, sa le situazioni, insomma, le varie tifoserie, i vari campi, varie situazioni di gioco, ci sta, insomma. Non competente. Non l'ha mai affrontato quelle cose. Però vedi, da giocatore, Alessio, tu che giochi il competitive, quanto è brutto a volte magari non sapere chi hai di fronte, perché chi lo conosceva questo qua, però presta benissimo. Gioca bene, sì, ragazzo, ma infatti sapere dire conosce l'avversario è importante. Cioè, infatti, quando becchi un avversario che non conosci, non sai mai bene come giocare, perché non sai l'approccio che darà la partita, e magari da quello che ti dà fastidio a te, ti ritrovi magari sotto 2-0 dopo neanche 20 minuti, per esempio. Invece già sai che è un giocatore che magari gioca molto sulle fasce, oppure usa un pressing alto, tu adatti, insomma. Cioè, io ti dico la verità, Alessio, questo ragazzo copre benissimo il campo. Copre benissimo il campo. Quando riparte Filippo non ha linee di passaggio facili, non ne ha. Sta pressando molto bene, sì, sto vedendo. Sì, sì.
Messi già prende, lui prende subito il CC. Prende subito il CC appena Filippo prende palla, va subito con l'indicatore sul CC. Con Vieira, infatti vedi, no, adesso è concentrato Filippo, è importante. Deve girare un po' più palla, forse. Ma dai, ma come? Ma tu guarda cosa vedo! E questo adesso non è rigore? Ancora. Ho visto un Neymar volare via! Beh, questo è clamoroso, sì. Questo è clamoroso, ragazzi! Insomma, di peggio, no? In queste live abbiamo fatto anche nelle mie partite, visto dei rigori dati. Sì, sì, sì. E quella di Matuidi. È una partita importante. Quella di Matuidi non la dimenticherò mai. Però, ragazzi, questo era un rigore assurdo pure. Da fischiare, questo che era, non ha fischiato. Questo era assurdo, veramente. Assurdo. Li danno quasi sempre, poi, questi tipi di rigore. Ma... incredibile, che poi secondo me utilizza anche RB, sia pressing un'altra per sì, palla, però l'altro sì, lo sì, muove sì. Con RB sì, sicuramente appena poi switcha molto velocemente, devo dire, sì. Ecco, guarda adesso per esempio quando ha switchato bene subito con CTC, è stato un po' prevedibile Filippo, però l'ha switchato molto velocemente, l'ha preso subito, sì, sì. Anticipato, guarda anche qua il difensore non mi riesce subito, adesso è un tipo, cioè gioca molto bene, esce molto bene quei difensori. Mamma mia, ragazzi, purtroppo ce l'aspettavamo. Cruyff, il re dei tiri a giro. Incredibile, incredibile. Beh, no, sono ritardo, ma non ci ho visto ora, è incredibile. Drag back e tiri a giro. Cruyff 91. Il timing verde perfetto sul primo palo. Qua non puoi neanche spostare il portiere, perché non te l'aspetti mai là. Mamma mia, imparabile mette, questo tiro. Si mette subito in salita. Si mette in salita. Questo avversario sembra molto, molto forte, però dai. Davvero. Importante non perdere la poi, calma. Ragazzi, due tiri a uno. Una partita veramente, veramente tirata. Due tiri a uno. Sì, è vero. L'avversario non ha tirato quasi mai, però ecco, sta tenendo meglio il campo, il possesso. Sì, sì. Da quanto sto vedendo sembra così, ma anche la palla, diciamo, la gestione del quando è senza palla è veramente top. Sì, sì, sta pressando bene, infatti sto dicendo più che offensivamente sta giocando meglio quando è senza palla, copre veramente bene ogni spazio, ma infatti se vedi costringe a rischiare a Filippo col driven pesante. Peccato, perché non hai fatto il time lì? Perché? Attenzione, rischio. Sbaglia quasi il rinvio il portiere, invece no. 4-2-3-1. Non sbaglia un passaggio sto ragazzo. Non ne sbaglia uno. Guarda, 10 passaggi di fila, è bravo, cioè io quando vedo queste cose, è bravo, non c'è niente, non parte il Rosic, non parte un cazzo, è bravo a passarlo. Sì, è un bel giocatore. Sì. No, è un bel giocatore, poi arriva a questo punto, deve saper giocare per forza, sì. Anche se questo sembra anche sopra il normale, no, sa giocare molto bene. Madonna, meno male, graziati, ragazzi, graziati, perché ha fatto il giallo, ho visto adesso, clamorosa, questa sì, perché ha fatto il giallo, sempre con Ronaldo da quella posizione, incredibile, meno male, ma vabbè. Verde 2-0, due tiri da fuori. Ha segnato adesso, visto adesso con Mbappé, qua io proverei a cambiare qualcosa, un tipo di pressing di Filippo lo cambierei, secondo me c'ha anche un po' di ritardo, perché tu guarda la squadra di quell'altro quanto è reattiva la sua, proprio non si muovono, sono immobili, si vede proprio. Sì, vabbè, a parte il ritardo, però sta pressando meglio,
ma no, secondo me sta veramente bene Luca, e sì, non sbaglia, sì, non sbaglia un passaggio, non lo sbaglia, bravo, però sto dicendo, secondo me da quando Filippo sembra sempre che sono quasi handicappati. Ma non lo so, no, lo so, però lato lui deve, non so, sempre con le scuse del ritardo, non ritardo, perché qua tanto ce l'hai, una volta ce l'hai tu, una volta ce l'hai l'avversario, sta ma, giocando meglio. Ma poi cioè, guarda anche come sono messi in campo, Luca, cioè i due CDC sono attaccati alla difesa, è messo benissimo. Dietro è messo benissimo, dietro è veramente forte. Poi lo vedi, sfrutta i COC laterali che non copre mai Filippo. Ma non è, vedi, è inutile. È forte, basta. 3-0. Appena ha la palla verde di Neymar. E saluti ai naviganti. 3-0. Pazzesco. Non può giocare con ripiega. Perché giocava con ripiega? No, non l'ho visto bene. Eh? Non l'ho visto bene se era ripiega. Mi sembrava fosse equilibrata. Forse era qui. No, lui ha switchato poi e per pressing costante è dovuto passare da ripiega. Ma forse era equilibrata. No, da ripiega non penso. Era equilibrata. No, no, infatti. Era equilibrata. Questo è imprendibile, ragazzi. Mi ha detto tutto a zero, doveva cambiare subito un pressing più alto perché lo stava facendo meglio. Magari con un pressing più alto almeno cercava di, ecco, di non prendere questi almeno 3-0, di portarla con due gol di scarto. Speriamo adesso ne faccia almeno uno per sperare nella seconda. Almeno uno. Sì, per forza. Però questo in difesa è fortissimo, ragazzi. Poi ha preso anche fiducia. Ha preso anche fiducia. Poi qua, questo che vedete adesso, è un intervento proprio in ritardo per via del lag. Non è che Rio Ferdinand arriva e gli spacca le gambe così. Qua si vedeva il lag. Io sono curioso di sentire dopo Filippo. Che dice? Io ho paura di sentire Filippo dopo. No, no, che dice? No, lo so. Sarà incazzato. Se aveva ritardo nei comandi. Perché secondo me sì, guarda, si vede pure da queste occasioni, sì, guarda che sì, si sì. Scontrano. Sì, sì, sì. Cioè, guarda, vedi, sì, i suoi sono sempre in anticipo. Pazzesco. No, guarda che pressing che fa con RB, si vede subito. Gioca veramente bene. Bella questa azione. Bravo Filippo. Bravo Filippo. Qua. Sì. Quello si aspettava il tiro a giro. Il tiro di prima si aspettava, sì, giro. Invece lui ha stoppato, si è girato. Bravo Filippo. Tutti hanno di prima, quindi. Io ho già mosso il portiere. Tu cosa avresti fatto? Avresti provato una cosa più offensiva ancora? Mamma mia. L'ho visto. Lothar non è Cruyff. No, ma cosa fa qui? Non lo so. Gli regala un'occasione a lui. No. Meno male, ragazzi. Meno male, ragazzi. Sai che ce l'hai? Vai Dembélé. Buono. Va, peccato. Tanto, aggiornamenti, Action Strange sta giocando contro Tulipix Noir. E se passa andrà a affrontare Gabri. Incredibile. Ma questo pure è cascato a terra, niente. Ma Gabri che ha fatto con Ajax Dani? Ha vinto. Gabri in forma pazzesca, incredibile. Mamma mia. Eh
Sfrutta il momento, bravissimo per Marcello, bravo, bravo Filippo, dai. Dai. Buono, buono. C'è una barricata davanti a Filippo. C'è una barricata. Rigore! Rigore per Filippo, dai, bravissimo! Rigore. Bravissimo! Sì. Ha messo comunque, da quanto ha aumentato il pressing, te l'ho detto, è troppo buggato, non riesce più a fare niente l'avversario. Vai, vai, va bene dai, così. Dai. È riuscito a riprendere la partita. Ma soprattutto se l'è procurato benissimo. È stato bravo con la skill lì. È stato bravo con la skill. Guarda, bravo, guarda quando ha aumentato deve giocare pure il ritorno con sto pressing, non può giocare. Ma non ce la fa tutta la partita, come fa? Ma Ale, passi in vantaggio, gli fai 1-2-0 e poi lo togli, ma non puoi giocare. Se questo lo fai giocare ti fa 3-4 gol, gli fa. Devi fare così, l'unico modo. Dai, però almeno siamo ancora appesi, dai, siamo ancora appesi. Sì. Ma poi moralmente adesso Filippo è galvanizzato, certo. Lui stava 3-0, si trova 3-2 e si è incazzato nero, sarà. Certo. Ci ha buttato una partita. Però vedi, è quello che dico prima. A me sto Rivaldo non piace. Poi è inutile, uno può dire quello che vuole. Non l'ho visto mai. Questo adesso Filippo deve sfruttare la scia che questo sarà affumicato fracico. Sì. Perché chiaramente ha buttato la qualifica, ha buttato. Si può dire, no? Perché sì, 3-0 come no, come no. 3-0 era finita, il ritorno era una passeggiata. Sì. Allora, invece vediamo adesso se la deve sudare. Se c'è già qualche risultato del bracket Xbox. Allora, Tex è passato col bye, incredibile. Ah no, aspetta, anche Denuzzo, ma quello che ho capito, questi bye sono in base ai risultati come erano messi, ho capito. Quindi Denuzzo se la dovrà vedere contro 50 Halo Wars. Lyrics contro uno tra Pocer e FJ, gran partita. Ricordiamoci che adesso Filippo gioca in casa, quindi sosteniamolo tutti. Sì. Adesso speriamo che l'avversario ci abbia lag. Veramente. Comunque, hai visto quanto FIFA è psicologia? Appena Filippo gli ha fatto il 3-1, quello è crollato. Quindi, come diceva anche Alessio, cioè Gabri se la dovrà vedere tra Capace contro Exo Strange, eh? Se batte. Se batte Turip X-Noir. Mamma mia. E Painter capace contro Ajax Dani, ragazzi? Mamma mia. Gran partita. Ok, andiamo da Filippo, dai. Forza Filippo, concentrato. Può farcela. Comunque, quello che dicevo prima ad Alessio, Luca. Quando non conosci l'avversario, a volte la cosa ti si ritorce contro. Sì, ma secondo me il fatto, te l'ho detto, è psicologia. Visto, appena quello lì ha preso il 3-1, non ha più giocato, si è cagato in mano perché Filippo ha preso con fiducia. Invece, prima, quando gli ha fatto l'1-0, ha preso fiducia a quello e Filippo si è cagato in mano. È stato l'opposto. È stato. Ma adesso speriamo che quello si caghi in mano perché sa che basta che prenda un gol e Filippo pareggia. Quindi, magari, se Filippo un attimo lo schiaccia subito e gli mette paura, questo magari si mette paura lui. Non deve prendere niente. Ma che maglia? Infatti stavo guardando la stessa cosa, mi piaceva questa qua. C'ha Neuer. Preferisce Neuer Madonna, che a... squadra. Eh Maldini sì, dei sai. Te lo credo so. Ho uno che è forte in squadrone. difesa. Guarda che difesa che c'ha. Sì. Ma ti giuro, però, credimi, sta veramente messo bene senza fare. Vieira, Mateus, tutti forti difensivamente. Poi dipende, può essere perché magari giocava in casa, qua lo Vediamo, vedremo qui, il ritorno. lo vedremo Adesso qui, lo vediamo. Si vede subito. vedremo qui. Forza, noi speriamo che fili. Riesce a ribaltarla. Esatto. Tanto qua non è somma gol, no, sì, ancora Sì, switch, sì. quindi Insomma, gol. una Sta perdendo di uno. deve fare 2-0. Però mi sta piacendo, vedi, Oppure qua è stato bravo ad aspettare. Qua è stato bravo ad aspettare, poi però cavolo.
e fa il coglione. Per quello che volevo, non lo volevo dire, l'hai detto te. Sì, sì. Lì doveva passarla, cioè sulla fascia quello libro, doveva fare la finta. Porca puttana. E la bella occasione era quella, la kickoff. Sì. Ma anche perché l'aveva costruita bene. Sì, l'aveva fatta costruita bene. Bene. Ragionata e l'ha buttata con una, per una sottigliezza, il pallonetto. Mamma mia, bravissimo la di testa, Filippo. Dai, dai. Ramos. Aia. Aia. Walkerino, che spacchio fai. Mamma mia, ste cavolate non le devi pallonetto un'altra volta. Sai che sei sganciato? Oh, ma ci credi tante volte, quante volte non passa quando si fanno sti lancetti, sono tutti preda dei difensori. A FIFA 18 passavano tutti. La piovra. Sì. Ma Ronaldo suo, questo come cavolo ha resistito. Sì. Si inverte quasi quasi posizione con Cruyff, quasi. Gira proprio benissimo la sua squadra. È una squadra fatta veramente bene. Da Neymar, meno male che ha tergiversato e almeno Filippo è rientrato. Però non vorrei che ora che... No, meno male, non deve farlo... Allora, gli ha fatto il gol così, gliene ha fatti due così la partita prima, non deve farlo tirare a giro. Oppure lo può far pure tirare, ma se sai che lo fa, lo sposti prima al portiere, tanto lo sai che lo tira da là. Guarda Lothar, ma tu hai visto Lothar? Contro Digno, sì, come l'ha tenuto, incredibile. Sì. Che 10 centimetri in meno di non altezza. Non c'è forza fisica poi Matteus. No, non è vero, ce l'ha, ce l'ha. 75 tipo c'ha, non è che sta forza fisica di su. Devo vedere. No, questo è imbucata. No. Ma che difesa, perché? Ma è no, mamma mia ragazzi, perché non ha fatto il time. Però Filippo qua lo deve capire che fa quello, lo deve spostare il portiere. Cioè, cavolo, se capiva due ore prima, tirava là, lo fa, fa sempre la stessa cosa questo. Vai Digno. Bello, peccato. Peccato. Se c'è la Rivaldi in mezzo, Neymar. E quando serviva Neymar. Cazzo, Rivaldo. No, però cazzo, perché esci sempre coi difensori? Si esce male coi difensori, lasci i buchi proprio. Madonna, mamma mia, l'ha cercato il rigore in tutti i modi, eh? Sì, l'ha cercato proprio solo per cercare il rigore là. Mamma mia, ragazzi. Ci ha provato. Sì. Bravissimo Ballack qui. Dai, con calma Filippo, con calma. Tanto lui non ti attacca, lo vedi? Non pressa sui difensori, cerca di tenere la compatta la squadra. Però vedi, quando lui aspetta, Filippo, se aspettasse un pochettino meglio, io l'ho capito lui che fa, cerca di far salire COC perché siccome quello non lo va a pressare, si sganciano. Se la tenesse un secondo in più meglio, se ne va in porta. L'ha capito come deve attaccarlo. Tira, guarda, tira di nuovo. No, ora sta per tirare. Sì, infatti, si vedeva subito all'inizio. Bravo, Marcelo, dai. Mamma mia. Bravissimo, ok. Bravo qua. Bravo. Questa è una bella azione di Filippo. Dai, ce n'hai quattro! Ma cazzo, Filippo, ce n'hai quattro! Avvenuta appunto a Vieira. Perché? Quello più forte. Io mi spiace, che mi incazzo perché ci tengo a lui e quindi mi arrabbio per quello. Sì, lì ha fatto una cavolata. Cioè, a 4, erano 4 contro 3 e andare a puntare Vieira. Dai. Che difensivamente... Sì, infatti, è quello più basta, forte. Più forte, ma poi basta che sta fermo, pure se non lo muove da solo. Dai. 0-0 ancora. Sì. Combattutissimo.
Però ti posso dire che è interessante da vedere questa partita, veramente, Alessio. Cioè, anche se sì, sono molto equivalenti, è una bella partita, secondo me, tatticamente. L'importante è quello, che siano sempre in equilibrio, quindi può È molto svoltare da un bella. momento all'altro. Sì. Ma perché entrambi lo sanno, cioè quello si sta cagando addosso, infatti, cioè vedi, agisce solo di rimessa. Mentre Filippo ha il pallino del gioco, però esce troppo con i difensori, cazzo. Va, Madonna, Madonna, meno male. Se l'è cagata lui. Qui Mamma mia, porca miseria. ha fatto una stronzata Filippo Evi. Mamma mia, qua gradiana in gioco. No. Mamma, se l'è calato, Qui ragazzi. l'ha valutata in gioco malissimo. Sì, Perché non sì. la lascia? Paolo Maldini si Mamma. ricorda di essere italiano e sbaglia il gol. Credibile. Mamma mia, Filippo ragazzi, è deve un tiro aumentare solo. Sì, il sì. pressing, deve essere più aggressivo. Sì. Ora Secondo tempo. Non può sì, se giocare no così non può basso. fare un cazzo. Se No, non lo perché fa ora, non lo fa. se questo lo pressi lo metti in difficoltà, se no non lo metti in Ma difficoltà, anche cioè perché le punto. uniche azioni che ha fatto sono tutte di rimessa, Luca. Sono Sì, tutte azioni questo lo di devi. rimessa. Questo lo, adesso deve mettere 40 minuti di pressing, questo deve schiacciare proprio, che non deve fargli neanche deve star libero di passarsi la palla contro il Secondo me al difensore. 60esimo lo fa perché magari pensa anche ai supplementari, capito? Non ci stanno i supplementari. C'è la partita dopo quindi. Ah, golden goal. E Golden goal. allora cazzo, fallo ora. No, deve E farlo, allora perché questo può fallo ora, fallo ora. tranquillamente girare la palla. Comunque Filippo c'ha, secondo me, ripiega perché non ha pressing. Guarda. No, ci avrei No, equilibrato. a me sta equilibrata, è la stessa cosa. Non Non ha fanno pressing. pressing. Sì. Questo fa come gli pare a passi la palla. Se credo che la gira bene, non ha pressing. A volte secondo me fa switcha con ultra difensivo e allora lì sì che ci ripiega. E allora capace lì sì, ma qua c'è equilibrato. No, questo devi mettergli il pressing, niente. Poi vedi, esce sempre coi difensori e c'è sempre Rio. Ma questa perché doveva fare la crocchetta là? Inutile, così allunga. Ma poi te l'ho detto, a me sto Rivaldo non piace. Se Sì, l'è vabbè, ma lì allungata in modo assurdo. a parte Rivaldo, ma lì è sbagliato Filippo. Fa la crocchetta senza nessuno vicino e poi se la allunga. Vedi Digno che già è diverso, l'ha avuto sfortuna perché sullo slancio l'ha fermato quello. Sì, lì ha avuto sfortuna. Allora gli parte, ecco, vedi? Lo sapevo. Meno male che se l'è calato. Cioè, Mamma mia, Filippo. sfrutta sempre questi COC laterali, non li sa difendere Filippo, non li sa difendere, gli Sì, parte sempre un perché. dei due. Ma no, tutti, guarda, ho visto un dato che ultimamente usano tutti questa cosa. Guarda. E prendono tutti questi buchi, però a lui deve assolutamente alzare il pressing. Tanto se Alza il prende questi buchi. pressing. Cioè, tanto li prendo uguali. Quindi alza il pressing, almeno cerca di Grazie JZ Forever 2003 niente. per l'iscrizione. Grazie, Ecco, ha gentilissimo. cambiato Filippo, ha messo ultra difensivo, quindi forse ha messo il pressing adesso, si spera. Se non è ripiega. Spero che l'abbia messo perché è importante. Dai, Adesso 60. tanto deve fare un gol, cioè poi no, Io volta farei fatto il pure, gol. io farei anche cambi oltretutto. Comunque Vierà da solo gli difende. Hai visto come ha recuperato Sì. palla da solo? Sì. Cioè Lo so, quello lui manco l'ha toccato, da solo gli ha fatto la copertura. è. Vai Ballack. Dai. Non c'ha nessuno davanti, Filippo. Ma dai. Qua è Quello gli. troppo conservativo sto 4-2-3-1. No, ma come l'ha messo? Da tutti dietro, non pressano, dai. Te l'ho detto, secondo me Madonna, mette l'ultra. anche 4-2-3-1, magari con pressing costante. Sì, Secondo deve mettere me un pressing. quando switch in ultra difensiva, ragazzi, ci ripiega. Ma Vediamo. no, è pressing una volta persa Ah, palla. costante finalmente l'ha messo. Metti i cambi, Filippure. No, ma come non cambia nessuno? Ma Però ha messo perché? Rivaldo centrale. Almeno ha messo Sì. Rivaldo centrale. Sì, ma deve mettere Sané il bug. Sì. Prima gli ha risolto la partita. Il mio Sané Champions. No, stronzata. No, qua bravo Rio.
però ha visto già col pressing come ha fatto difficoltà a lui a farsi due passaggi. Sì. Cioè, questo gioca comunque con ripiega, cioè tutti dietro. In questa partita sì. Sta giocando tutti quanti dietro l'altro campo. O equilibrata o ripiega. No! Mamma mia. Perché era il sinistro. Perché era il sinistro di Mbappé. Perché non se ha fatto era il piede... Il esatto, capito? Faceva il time pure col sinistro, segnava. Ce l'hai là. Bravo. Oh, finalmente aspetta, non essere frettoloso. Esatto. Non essere frettoloso. No, minchia. Niente, l'ho appena detto. Fai un cambio, Filippo, niente. Oh. 76esimo, ragazzi, 0-0, ma incredibile. Questo fa me. Cerca solo di ripartire in Ma la partita non deve farla lui, la partita certo. Deve farla Filippo, quindi Filippo si sta cagando in mano, non sta giocando offensivo. Io capisco che aspetta, 4, che aspetta 2, a fare i cambi. Ecco, finalmente fai cambiare Filippo al 90 e mette forse 5 4 punti. Perché 3 4 1 2 queste cose lo so io che ve le insegno. Vabbè. Dai, vai Sani. Vedi quello come l'aspetta, neanche ci lo aggredisce. Neanche lo aggredisce, però se tu la giochi là vicino, gli rendi facile. Guarda, fatta la stronzata. Dai che c'è quello solo, quello là. Porca puttana, cioè, si era sganciato Marcelo. Non l'ha visto. No, Fili. No, meno male. Dai. Beh, era giustissimo. Dai. Mamma. Ma giusto. Madonna. Questo come sta chiuso dietro. Sì. Ah, tutti dietro. La bel numero. Guarda che roba. 11 dietro la porta. Tira, Fili. Vabbè, con Nainggolan come fa? Mamma mia, bello, peccato veramente. Ma con Nainggolan col time verde ci può provare. Comunque c'ha, non è che c'è un tiro niente di che, ma comunque non è riordinato. Anche perché lui non se l'aspetta che tiri, quindi se prendi la porta gli fai pure gol. No, dagliela. Mi chiama sempre rosso, cazzo. No, ma perché? Ma perché questa stronzata? Poteva arrivare al tiro, ha fatto il doppio tocco così. Comunque Ale, questo dimostra, ha giocato con pressing costante 5 minuti, l'ha chiuso dentro la sua area di rigore. Sì. E quindi... Io l'ho detto, se lui giocava un tempo come ha giocato dal 78esimo, vinceva. Sì. Ma vaffanculo, non potevo giocare un tempo così col pressing costante, morivano. Lo so, Fili, però questo si è visto come cazzo giocava chiuso. Ma così. È fortissimo questo a difendere, è devastante a difendere. È fortissimo, cioè... giocava tutti con... Questo ha messo ripiega tutti dietro, ha messo. Adesso gli scrivo, spero tu muoia, adesso gli scrivo. Ma no, se lo merita, è giusto. Purtroppo con questi che giocano tutti chiusi così non li usci dalla metà campo, sennò... Ma ora sei fuori, Fili. Sì. Peccato, Firo. A boccia, raga. Vado, faccio una live. Ciao, Filo. Ciao.
Vabbè, raga, dobbiamo farvi vedere. Ci abbiamo provato. Vabbè, comunque, che ha fatto Strange? Sapete qualcosa? Ora vediamo. Ma è iniziato tardi, era fatto se no la prima partita. Vabbè, comunque, peccato perché perde di un gol. Ma poi, te l'ho detto, il fatto è che questo era molto bravo, ma purtroppo quando questi giocano così, tutti chiusi, se non pressi, è difficile che Sì, gli sì, segni. sì. È così, cioè, appunto. Ha perso la prima Morelands. Ha perso la Sì, prima. scusate. Strange ha perso, sì, la prima partita sul corner, 90esimo, contro Tulipe. Babbo, ragazzi, una buona serata a tutti. Ci vediamo alla prossima live. Saluti da Grazia Gritti e a Brevigol per essere stati Ciao a qui con tutti. noi. Ciao a tutti. Belli. Ciao a tutti.